Prego Miriam, a te la parola, iniziamo la serata. Allora, buonasera e benvenuti a tutti questi incontri organizzati da Pensare Insieme. Pensare Insieme è un nome che prende esplicitamente vita dai costrutti filosofici di Hannah Arendt e che raccoglie un nutrito gruppo di studiosi di diversa estrazione disciplinare, un gruppo sparso su tutto il territorio italiano, ma non solo, con associati che si trovano anche all'estero. Insomma, un gruppo che potremmo definire politicamente differenziato e creativo, che da quasi un anno si riunisce online, esclusivamente online, per studiare, approfondire temi cruciali, confrontarsi e per dare alla nostra speculazione intellettuale anche una direzione e una ricaduta nel reale, che sia sensata e dignitosa per tutti noi. Ecco, oggi Pensare Insieme ha già una sua piccola storia. È cominciata con un'aggregazione, direi, tumultuosa, a tratti anche un po' caotica, però mai dispersiva. Aspetta che e poi si è consolidata rapidamente e oggi è diventata associazione culturale. E questa direi che è proprio la nostra prima serata ufficiale in pompa magna. Per dirla un po' usando la metafora cara al professor De Masi, ci stiamo trasformando da granellini di sabbia in mattone. Ecco, il professor De Masi in tutto ciò per noi costituisce un punto di riferimento stellare, direi, cioè è uno dei pensatori più attenti, scrupolosi, lungimiranti e fertili del nostro tempo, che ci sta accompagnando fin dagli esordi in questa avventura del pensare insieme. Ora, dalla sua bibliografia, che è imponente e straordinaria, come tutti sappiamo, potremmo estrapolare numerosi libri fondamentali che dimostrano come l'argomento che trattiamo stasera dello smart working in realtà gli sta a cuore non da oggi, ma da diversi decenni. E, per esempio, la sua indagine sul telelavoro, che insomma risale già a parecchi anni fa, la storia dei gruppi creativi in Europa, che è diciamo, un libro bellissimo che mi ha veramente folgorato, perché lì abbiamo capito come sia importante l'idea di team, del coordinamento del team e dell'intelligenza collettiva e come questo sia alla base delle migliori eccellenze europee del Novecento. E poi fino ad arrivare a oggi, in questi ultimi proprio mesi, con la sua ultima pubblicazione dedicata allo smart working per una rivoluzione del lavoro intelligente. Insomma, qual è il filo conduttore che emerge nel pensiero del professor De Masi? Beh, credo di poter identificare due o tre cose. Intanto, una fiducia piena e costruttiva nel diritto e nel dovere dei lavoratori che possano evolversi attraverso la loro stessa esperienza lavorativa. E poi la capacità di collegare la condizione del lavoro al tema della creatività individuale e collettiva. E infine la capacità di vedere nella pandemia persino un aspetto positivo, cioè se a febbraio del 2020 i lavoratori in smart working erano circa 500.000, un mese dopo erano quasi 8 milioni. E quindi l'evento avverso del Covid in realtà è riuscito finalmente a portare a compimento una rivoluzione sociale che era stata immaginata moltissimi anni prima. Però, come vedremo stasera, il vento della restaurazione è sempre pronto a soffiare. E un'ultima cosa che vorrei dire riguarda l'immagine che abbiamo scelto della nostra locandina. Che immagine è? Quella di un mare cristallino, desiderabile, ovviamente un'immagine provocatoria, per guardare al lavoro intelligente senza troppi retropensieri punitivi. Quindi io adesso passo la parola a Massimo per introdurre anche il nostro ospite, il professor Carlo Magno, e quindi poi passare alla conversazione. Benissimo, grazie Miriam. Sì, il professor Carlo Magno è segretario generale della FLP, che è la Federazione dei Lavoratori Pubblici e della Funzione Pubblica, laureato in legge e in economia, portato diversi corsi di studio in varie università, lavora da credo quasi 40 anni, complimenti per la pazienza professore, per l'Agenzia delle Dogane. E la cosa importante che lo caratterizza principalmente è che dal 2017 è membro del gruppo di monitoraggio delle sperimentazioni del lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio.
Io l'ho conosciuto leggendo appunto molti dei suoi articoli tramite LinkedIn e poi ci siamo scambiati delle parole ed ecco qua l'origine di questa nostra serata. Professori entrambi, allora le regole il professor De Masi è di casa, le conosce bene. Noi adesso vi lasceremo parlare per una mezz'oretta, 40 minuti, un bel dibattito tra voi che siete esperti. Nei secondi 30-40 minuti abbiamo preparato già delle domande da parte dei nostri associati. Sul finale, le persone che vorranno intervenire cortesemente lo facessero per iscritto nella chat che è aperta, in modo tale che se non facciamo troppo tardi, inseriremo anche qualche domanda dell'ultimo minuto. A questo punto io direi al professor Carlo Magno, che è il nostro ospite principale, perché considero il professor De Masi di casa, di fare la sua introduzione partendo, perché noi l'abbiamo quasi tutti visto e chi non l'ha visto ha letto comunque la minuta del suo intervento in audizione alla Camera dei Deputati del 22 settembre. Ecco, ci aggiorni magari su che cosa è successo dal 22 settembre a oggi, qualcosa. Ce ne siamo accorti che è successa, diciamo, anche dal caos delle nostre città, ma nello specifico su tutto quello che si sta muovendo sull'argomento lavoro agile e telelavoro. Prego, professore. Sì, grazie, grazie di questo invito, particolarmente gradito perché parlare di innovazione, parlare su settori di cui occorre una forte divulgazione. Lo smart working continua ad essere confuso con il telelavoro, con il lavoro da casa. Ripeto, purtroppo viene confuso. L'abbiamo verificato in tutte le sedi istituzionali e non da troppi, anche da quelli che dovrebbero essere studiosi della materia, da quelli che dovrebbero decidere le vite, no, di tanti lavoratori e anche dalla politica, che dovrebbe avere una visione integrata su qual è il futuro, su qual è la nuova modalità moderna di un'organizzazione del lavoro. Su queste cose, ovviamente, io sono estremamente grato al professor De Masi perché è un faro, ed è stato in questi anni, probabilmente uno dei pochi, a illuminare, no, una strada, che, segnasse e che andasse nella direzione del futuro. La pandemia è stata uno shock per tutto il mondo del lavoro, è stato uno shock forte per le pubbliche amministrazioni, perché ovviamente le pubbliche amministrazioni, nonostante ci fosse una legge già del 2017, quindi l'81, molto avanzata, che disciplinava il lavoro agile, era un qualcosa di estremamente misterioso, un qualcosa visto esclusivamente in termini assistenziali, di cui non si capiva assolutamente il fine. E il fine è quello di essere una leva potente per cambiare proprio il modo di lavorare nella pubblica amministrazione. In particolar modo, dico nella pubblica amministrazione, perché nel privato, in qualche azienda illuminata già si fa da anni, perché vuol dire cambiare il modello organizzativo. Cioè, oggi le pubbliche amministrazioni sono ferme a un modello estremamente basato sull'adempimento burocratico, in cui non si pensa, sono le procedure che pensano per tutti, quindi da questo punto di vista è proprio l'esatto contrario del smart, no, working, che è un termine che qualcuno ha detto che non esiste nel mondo. Sì, effettivamente è nel termine di legge anche italiano si chiama lavoro agile. Smart qui è perché deve essere intelligente rispetto proprio al lavoro non è basato sulla fiducia, non è basato sull'autonomia. Il professor De Masi lo evidenziava, ripeto, già nel telelavoro, quindi già dagli anni 90 evidenziava che c'era stato un cambio e occorreva un cambio del paradigma culturale nel mondo del lavoro.
Ecco, nella pubblica amministrazione o nelle pubbliche amministrazioni, che anche con le trasformazioni del titolo quinto della nostra Carta Costituzionale non hanno avvicinato il cittadino o le pubbliche amministrazioni o la politica al cittadino, hanno creato e perpetuato il sistema feudale basato appunto sul sistema dei vassalli, valvassori, valvassini. Ogni pubblica amministrazione, invece di avvicinarsi al cittadino, ripete il sistema di potere e di avere di fronte non dei protagonisti, ovviamente obbligati, perché la nostra Carta Costituzionale all'articolo 98 prevede che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione, non viceversa. Quindi i dipendenti pubblici sono al servizio dei cittadini, delle imprese, a partire dalle piccole e medie imprese che sono il motore produttivo del nostro paese, e non al servizio di caste, di politici, di sistemi del malaffare, che purtroppo ci troviamo a dover constatare quotidianamente. Ecco, la leva del passare dal mero adempimento burocratico a una pubblica amministrazione che lavora per obiettivi e quindi per risultati da fornire a cittadini, a imprese, a tutta, voglio dire, la nazione, impone un altro paradigma, un altro cambio di paradigma. Il dipendente pubblico, e noi lo ripetiamo, siamo sorti, è nel nostro statuto, voglio dire, il sindacato nasce ormai quasi 22 anni fa con questo presupposto, che era un qualcosa di estremamente rivoluzionario. Se i dipendenti pubblici devono lavorare al servizio della nazione, devono lavorare con una visione integrata. Non sei più dipendente dell'INPS e devi fare l'impiegato, il cosiddetto mezze maniche, no? All'interno dell'INPS, non pensando. Ma la nostra Carta Costituzionale ti obbliga a pensare che la tua azione, il tuo operato, deve rendere un servizio al cittadino. Quindi devi pensare anche a come semplificare la vita al cittadino, perché prima di tutto tu sei un cittadino che vive un ruolo, un operato che deve essere svolto con quella esclusiva finalità. Quindi non sei il dipendente, quindi, che si deve arroccare, o il dirigente che si deve arroccare nella propria amministrazione ed essere uno dei tanti che tartassa poi alla fine si rifà nei confronti dei cittadini, ma deve essere qualcuno che pensa che come semplificare, quindi si mette anche nell'ambito del cambiamento dei processi, non dei procedimenti, perché c'è tanta gente che continua a non comprendere qual è la differenza, voglio dire, del cambiamento epocale, e quindi modifica assolutamente il proprio operato e cerca di migliorare tutte i sistemi delle pubbliche amministrazioni per rendere servizi effettivamente fruibili, come suol dire, user friendly, da parte del cittadino. E questo è un discorso importante perché ed è importante anche il motivo per cui viene osteggiato, ovviamente è stato osteggiato il lavoro agile. Lavoro agile che nei primi anni la presidenza, proprio in presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato oggetto, no, di un profondo stimolo nelle varie pubbliche amministrazioni, ma si è fermata e si è arenata, voglio dire, a pochi casi. C'era una normativa di legge che prevedeva almeno, una direttiva che prevedeva almeno al 10%. Perfetto, non ci eravamo quasi in nessun luogo, in nessuna amministrazione arrivati. La pandemia ha provocato uno shock e ci siamo trovati catapultati per obbligo, voglio dire, della salvaguardia, quindi per obbligo di legge della salvaguardia, a dover lavorare da casa. Quindi cosa ci siamo trovati ad avere? Che le poche amministrazioni, quelle più strutturate, quelle che avevano più un modello organizzativo basato su processi, quindi basato su effettivamente rendere dei servizi ai cittadini, sono riuscite a lavorare perché in 21 giorni hanno fornito procedure, hanno fornito VPN, quindi sicurezza, no?
hanno fornito sistemi di accesso, quindi hanno esteso e sono riusciti a produrre tanto. E io mi riferisco, voglio dire, ad amministrazioni quale l'INPS ha decuplicato, voglio dire, i servizi e quindi anche i risultati in un momento, ripeto, di estrema pandemia, qui con i lavoratori che hanno lavorato da casa, hanno lavorato con grande spirito di sacrificio, senza badare orari, per fornire dei servizi alla nazione, ai cittadini. La stessa Agenzia delle Entrate è diventata, una volta tanto, un'agenzia del dare invece che dell'avere, riuscendo ad erogare sussidi, riuscendo ad erogare bonus in pochissimo tempo. Ma tante altre amministrazioni hanno fatto la stessa cosa. Dove queste amministrazioni, viceversa, hanno avuto a capo dei dirigenti che considerano e che continuano a considerare la pubblica amministrazione come una cosa mia, e allora lì abbiamo avuto il fermo. Noi abbiamo segnalato a Funzione Pubblica tanti casi in cui avevamo dei dirigenti che, di fronte alle direttive del precedente ministro, il ministro Dadone, no? Che invitava ad adottare, ripeto, una misura obbligatoria, una misura che era di protezione della vita, no? Quindi a produrre comunque dei risultati per i cittadini e per le imprese in quel momento, che rispondevano che dal momento che non so cosa facciano i miei dipendenti, non sono in grado di assegnare loro obiettivi, pertanto nella mia amministrazione il lavoro agile è totalmente inutile. Ecco, voglio dire, soggetti del genere che abbiamo segnalato più volte all'ispettorato della funzione pubblica, voglio dire, dimostrano in toto che cosa vuol dire il sistema feudale, al di là del mio, no? E quindi il considerare che le loro posizioni sono il punto d'arrivo e non il momento di partenza. Io entro a fare il funzionario, entro a fare il dirigente della pubblica amministrazione, non come punto di arrivo, è il punto di partenza per servire i cittadini, per servire la nazione. E questo il discorso invece del dire, no, ti viene a dire che non sai assolutamente cosa facciano i tuoi dipendenti, proprio la dimostrazione della gestione del potere feudale, della gestione di quel sistema che invece va totalmente scardinato. Nel momento in cui io adotto un sistema per obiettivi e per risultati, sono tenuto a rendere conto di quello che faccio. Non si può barare, non si possono fare sistemi di valutazione. E per cui quello che stiamo continuando a dire anche nell'attuale contratto, che non cambia, è un contratto statico, è un contratto di lavoro in cui viene remunerato l'orario di lavoro. Non c'è assolutamente spazio per obiettivi, non c'è assolutamente spazio per risultati. Il lavoro agile è qualcosa di estremamente marginale, cioè viene disciplinato per non farlo fare. Ecco, e poi magari ne parleremo meglio nel prosieguo. Che cosa è avvenuto dall'audizione? Bene, il ministro ha deciso di far rientrare tutti, no, tutti, perché che bella la normalità è quella di vedere lunghe file di cittadini in coda agli sportelli, con questo dimostrando oltretutto una distonia, perché il ministro obbliga di rientrare agli sportelli il 15 ottobre e poi lo stesso governo rivoluziona, no? Dichiara rivoluzionario il fatto che dal 15 di novembre non c'è più bisogno di andare agli sportelli, diciamo, dei comuni, ma comunque questa è una linea di governo. Beh, almeno io dico sempre, al di là di una distonia, c'è proprio anche una forte divisione anche sul periodo temporale in cui operi, no? Quindi non capire che siamo nel 2021 e magari non stiamo in un altro periodo, per cui esalto quella normalità per il futuro, le code e le file agli sportelli. Ma il passo, ripeto, successivo è che il ministro il 22 poi ha convocato per i sindacati, le parti sociali, per le linee guida per adottare il lavoro agile, perché oltre a ricerche
che ripeto non hanno nulla della scientificità, non lo posso dire io che umilmente sono a volte chiamato, no, a dare un contributo anche in aule universitarie, ma ci sono professori e università molto più preparati e soprattutto che fanno vere ricerche, perché la ricerca scientifica o i metodi di ricerca hanno una metodologia che è trasparente, che viene resa disponibile a tutti. Ricerche ad hoc, no, per dimostrare che poiché i bar rilanciamo il PIL del 2%, se apriamo i bar o facciamo, costringiamo i lavoratori pubblici ad andare a spendere nei bar sotto casa o nei negozi, come finalità, proprio. Penso che sia proprio un qualcosa di estremamente, proprio basandosi su ricerche, io dico ad hoc, ma devo dire che anche i relatori di quelle ricerche non hanno voluto spiegare nulla a tanti professori universitari, a tante università, perché qui il problema è che, come ho detto in audizione, non c'è stata una, sono state tutte le università del mondo, quasi tutte le università del mondo, quasi tutti gli istituti di ricerca che abbiano dimostrato come il lavoro agile sia un dato positivo. Perfetto, ci è venuto a illustrare delle linee guida. Nelle linee guida era tutta la dimostrazione di come non fare mai il lavoro agile. Perché se io scrivo rispetto agli spot pubblicitari che devo assicurare comunque nel futuro la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza, ma qual è il senso? No. Non sono le linee guida a regime del lavoro agile per ogni lavoratore. Che per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione internet fornita dal datore di lavoro, per cui in nessun caso può essere utilizzata un'utenza personale o domestica di linea, cioè il filo che arriva nella casa del dipendente, perché quel filo, se te lo porta e ce l'hai tu, no, quel filo, il cavo, la fibra ottica, non è sicuro. Dimostrando di ho avuto modo di dirlo al ministro in quella riunione, che sarà la VPN, saranno i firewall, saranno i software che garantiscono, saranno i server dell'amministrazione che garantiscono l'assicurazione, la sicurezza rispetto agli attacchi informatici. Non è certo il filo che ti porta un gestore o un altro gestore. Ma poi soprattutto che il dipendente deve avere per forza un cellulare di servizio. Quindi allora, per poter fare il lavoro agile, da domani mattina occorreva che il filo che ti venisse portato a casa, ma il lavoro agile non si fa da casa, si fa in qualunque luogo, e soprattutto in ufficio, in un posto di coworking, anche a casa, ma anche, voglio dire, a un bar. Non è questo il modo, voglio dire, di porre, o da un luogo di vacanza. Ma se non utilizzo un cellulare di servizio, viene detto, non è possibile altrimenti inoltrare le chiamate dall'interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare. Il cellulare, se arriva una chiamata di servizio sul centralino, o gli ho dato il mio numero personale o il cellulare di servizio, non cambia, perché l'utente non vedrà, non chiamerà mai il mio numero di cellulare, chiamerà il centralino, e se io ho una maggiore facilità, anche perché immagini che cosa vuol dire dover fare i bandi per le linee, per il cablaggio delle linee dei cittadini, degli operatori. Un altro bando per dotare i lavoratori dei cellulari di servizio. Mai, cioè, della serie, nel 2050 forse saremo ancora così. E poi ancora, se vai in lavoro agile, che deve essere, non può essere prevalente, il rientro in servizio, ti posso richiamare in qualunque momento, ma il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile. Ma perché? No. Cioè, io al massimo posso fare 1 o 2 giorni, però tu, se stai terminando un lavoro, devi rientrare e poi non puoi recuperare quei giorni. Poi, per poter fare il lavoro agile, dovremo fare prima una formazione, che è auspicabile, ma poiché, come ha dichiarato lo stesso presidente Draghi, no? In Italia nella pubblica amministrazione si sono spesi 48 euro all'anno, un'ora di formazione media,
per dipendente, e quasi tutte sono state fatte esclusivamente da forze di polizia o altri corpi che per forza dovevano farlo, vuol dire anche qui che non si potrà mai fare. E poi, peraltro, viene privilegiato viceversa più il lavoro, il telelavoro. Perché se sei in telelavoro, ma sempre quando si potrà fare, perché per poter fare il telelavoro io avrò bisogno di una verifica almeno trimestrale della valutazione se la mia abitazione è a norma per quanto riguarda il rischio di infortuni, il rischio di normativa, cioè un qualcosa bellissimo, no? Dovremo certificare le case ogni 3 mesi, almeno ogni 3 mesi. Ma oltretutto, chi è che deve fare il lavoro agile? Se io faccio il lavoro agile, e questa è l'ultima norma del contratto che ci è stato presentato oggi, vuol dire che se sei in lavoro agile non puoi effettuare lavoro, quindi essere remunerato, nessun trattamento economico, che può essere lo straordinario, le trasferte, il lavoro disagiato, il lavoro svolto in condizioni di rischio, qualunque attività. Mentre se sei in telelavoro, quindi che vuol dire prendere direttamente ordini ed eseguire quello che fai in ufficio, lo fai da casa, invece in quel caso puoi avere buoni pasto, puoi avere straordinario, puoi avere qualunque altro trattamento economico. Per cui se io non penso e non mi organizzo, vengo remunerato. Se io mi organizzo e magari produco anche il 50% in più rispetto a quello che faccio in ufficio, più di avere la remunerazione, per capirci, dello stipendio base, non prendo più nulla. Ecco, voglio dire, queste sono le modalità per bloccare il telelavoro. Ma d'altronde tutto questo rientro del 15 però si basava su un altro grande assunto, quello che la pandemia era finita, e noi nelle note che abbiamo mandato al ministro, e tenga presente che l'incontro era del 22 ottobre, quindi dopo che già aveva fatto rientrare tutti, ma voleva lanciare delle linee guida, queste linee guida avrebbero impedito e bloccato immediatamente anche quelle poche amministrazioni che continuano, no, a poter, anche in questi limiti e nei limiti del decreto del DPCM, che continuano invece a tenere, visto che fanno attività e la svolgono egregiamente, hanno rilevato anche una maggiore produttività, un incremento della produttività nelle loro amministrazioni, queste linee guida si basavano anche su questo assunto che la pandemia era finita. Nelle nostre diciamo osservazioni mandate al ministro a funzione pubblica, sempre del 22 ottobre, c'era che il ministro ci aveva chiesto osservazioni dicendo che al massimo in 10-15 giorni ci saremmo visti per attuare immediatamente queste direttive. Perfetto, siamo arrivati al 18 novembre, forse in questo caso le nostre osservazioni sono state ritenute valide, anche perché rientrare in ufficio con 5 persone in una stanza, con la mancanza assoluta del rispetto dei protocolli di sicurezza, con la non preparazione, perché ovviamente le pubbliche amministrazioni, laddove erano riuscite adottando dei protocolli di sicurezza, che vuol dire distanza, vuol dire una persona per stanza, o al massimo, se le stanze erano più capienti, no, 2 persone angolate, tutte direttive, tra parentesi, emanate dal CTS, quindi vidimate, su cui avevamo firmato degli accordi sia a livello di ministro col ministro della pubblica amministrazione Dadone, sia nelle singole amministrazioni, tenevano conto dei vari ambienti, delle varie situazioni, del fatto che in tante amministrazioni alcuni edifici fossero fatiscenti o le stanze fossero estremamente ristrette, dove non fosse possibile osservare un minimo di distanziamento, un minimo di sicurezza. Bene, probabilmente, ripeto, saranno state tenute in considerazione. Purtroppo la pandemia è cresciuta, gli autobus, andare ammassati sugli autobus o sui mezzi pubblici, certo non ha favorito questa attività. Io mi auguro di non dover assistere che a un nuovo trionfalistico, no, comunicato che dica che oltre
all'aumento del 2% per i bar, avremo un altro 2% di aumento del PIL perché abbiamo fatto vendere più alle farmacie o alle case, no, alle cliniche o agli ospedali, perché certamente non ne hanno o non ne avevano bisogno. Ed essere già pieni, ad avere per un andamento, voglio dire, anche di ripresa purtroppo della pandemia a livello mondiale, ecco, non aver adottato delle dovute accortezze crea tanti problemi. Mi fermo qui per non rubare ulteriore tempo all'intervento, che sicuramente sarà molto più ampio, e vi ho raccontato un po' le vicende quotidiane da parte del professor De Masi, che potrà comprendere meglio, da profondo scienziato e professore universitario, il fenomeno, ecco, mettiamola così, di questa situazione. Prego, professore. Bene, ma per quanto riguarda le ultime vicende, diciamo dal febbraio scorso a oggi, mi pare che la cosa sia chiarissima. Cioè, Brunetta è assolutamente contrario allo smart working, non lo ha detto immediatamente, anzi come prima cosa ha detto di essere estremamente favorevole, e poi ha pensato di andare, siccome la sua strategia, diciamo, da sempre è stata basata sulla furbizia, una furbizia proprio di tipo mercantile, diciamo, ma da venditore ambulante, perché questo poi è stato il suo curriculum nella primissima giovinezza, e ha detto che non è assolutamente contrario allo smart working, e poi ha messo in atto una serie di azioni ben congegnate in modo praticamente da vanificarlo. E che cosa ha fatto? Come prima cosa ha ridotto drasticamente la percentuale di lavoratori. Bisogna tenere conto che quando Brunetta è diventato ministro per la seconda volta, già le aziende, la pubblica amministrazione, avevano concordato col governo, sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio, che prorogava praticamente lo smart working fino al 31 dicembre del 2021. Quindi non c'era nessun bisogno di intervenire in questo. Invece Brunetta è intervenuto dicendo che, mentre per i privati restava la regola dello smart working fino al 31 dicembre, per la pubblica amministrazione motu proprio questo termine veniva anticipato al 15 ottobre. E questa è stata una prima azione. La seconda azione è stata quella di fare una proposta di legge alternativa. La terza azione è stata quella di dare delle direttive. In tre mosse praticamente lo smart working della pubblica amministrazione è stata distrutta. Ma questa è, diciamo, la strategia di Brunetta. Il problema è che questa strategia è passata. Brunetta fa parte di Forza Italia. Forza Italia ha 104 deputati e 57 senatori. I 5 Stelle hanno 227 deputati e 112 senatori. Come ha fatto Brunetta a far passare questa legge nonostante la presenza schiacciante di altri partiti? E come ha fatto Brunetta a far passare tutto questo come avrebbe fatto se Draghi non sarebbe stato d'accordo? Quindi non è che io voglio spezzare una mancia. Questo è Domenico De Masi. Sta parlando dello smart work. Non è che voglio spezzare una lancia in favore di Brunetta. Voglio dire semplicemente che l'intento proprio pervicace di Brunetta, che è stato sempre coerente, bisogna dargli atto, sempre contrario allo smart working, lo fu durante i 4 anni della sua prima presidenza, della sua presenza al Ministero della Pubblica Amministrazione, lo è stato dopo. Ma la cosa interessante è che questa volta ha trovato il pieno appoggio, o comunque l'assenza di ostacoli, sia da parte di Draghi, sia da parte del,
della compagine governativa, dietro la quale, ripeto, nel caso dei 5 Stelle c'erano ben 227 deputati e 112 senatori, tutti concordi nel non ostacolare Brunetta. Quindi il problema è un po' più ampio. Non è di Brunetta, ma dell'intera classe dirigente che praticamente ha convenuto con Brunetta sul fatto che lo smart working era un disastro per la pubblica amministrazione e che la soluzione era quella di riportare tutti dentro senza aspettare neppure il 31 dicembre di quest'anno, ma anticipando. Era talmente urgente riportarli dentro, era talmente grave il danno che lo smart working faceva alla pubblica amministrazione che bisognava addirittura anticipare di 2 mesi e mezzo il rientro nell'ufficio. Nel frattempo cosa facevano i privati? Precisamente l'opposto. Io sono stato la settimana scorsa a fare una conferenza in una convention di Allianz. C'erano 3.000 dipendenti di Allianz e di dirigenti di Allianz e di altri istituti bancari. Poi a pranzo con gli amministratori delegati di 7 banche, praticamente quello che in questo momento ha meno persone in smart working ha il 47% di persone in smart working, e l'argomento è che il lavoro bancario, essendo un lavoro prevalentemente burocratico con pochi operai, si presta particolarmente allo smart working. Ditemi voi se si presta allo smart working una banca, perché non dovrebbe prestarsi un ministero? Tanto più che le banche hanno gli sportelli almeno quanto la pubblica amministrazione, e le banche hanno dimostrato che quegli sportelli possono essere tranquillamente sostituiti, perché ormai sono già almeno 5 anni che nessuno di noi va in banca e fa tutto tramite internet con le banche. Quindi questo che cosa succede? Che cosa comporta? Comporta che intanto, per esempio, Allianz c'è un grattacielo splendido a Milano, nella zona di San Siro, e metà di questo grattacielo lo sta affittando. Cioè comporta un enorme risparmio. A questo si aggiunge che aumenterà la produttività, perché loro mantengono forte la percentuale di smart workers per il semplice fatto che hanno constatato in questi 19 mesi che la produttività è aumentata e non è diminuita. La cosa interessante è che in questi mesi anche la pubblica amministrazione è stata monitorata per quanto riguarda la produttività. È stata monitorata da parte dell'osservatorio del Politecnico di Milano, il quale ha concluso che su 100 persone della pubblica amministrazione che hanno telelavorato, 10 hanno prodotto meno di quanto producessero in ufficio, 40 hanno prodotto quanto producevano in ufficio e 50 hanno prodotto più di quanto producessero in ufficio. Quindi esiste la prova scientifica fatta su un campione di oltre 8.000 intervistati e su un campione amplissimo di dirigenti che hanno dovuto pronunziarsi sulla produttività dei loro dipendenti. E tenete conto che i dirigenti della pubblica amministrazione sono in gran parte contrari allo smart working, e ciò nonostante hanno convenuto sul fatto che la produttività era di gran lunga aumentata. Quindi uno degli argomenti di Brunetta è che si deve tornare in ufficio per incrementare la produttività, laddove invece è dimostrato che si riduce. Che cosa significa questo? Che mentre nella pubblica amministrazione la produttività aumenterà grazie allo smart working e si ridurranno le spese grazie allo smart working, nella pubblica amministrazione le spese resteranno alte e la produttività si abbasserà. Si abbasserà non solo rispetto al periodo di smart working, perché si abbasserà,
ma anche perché circa 2 milioni di dipendenti pubblici in questi 19 mesi si erano organizzati, avevano fatto piccole ristrutturazioni domestiche, avevano sperimentato con la famiglia, con i figli, la possibilità di... E si erano acconciati a tutto questo, e la stragrande maggioranza, si calcola l'82%, era propenso a continuare nello smart working. Ora questo 82% ha avuto la dimostrazione che la pubblica amministrazione non è propensa alla modernizzazione dell'organizzazione, ha avuto la dimostrazione che la pubblica amministrazione è contro i suoi dipendenti, ha avuto la dimostrazione che la pubblica amministrazione parte dal punto di vista che il dipendente pubblico sia un imbroglione che voglia approfittare dello smart working per lavorare il meno possibile. Quindi c'è anche la riduzione della produttività dovuta al rancore che tutto questo ha creato. E siccome ho tantissimi punti di riferimento nel mondo della pubblica amministrazione, se non altro per centinaia di ex allievi che ora lavorano in vari settori della macchina statale, mi risulta che questo rancore è fortissimo, praticamente. C'è un'altra cosa che mi preme rendere pubblico. La ministra Dadone, il 4 novembre scorso, quindi quando non era ancora in mista una caduta del governo Conte, anche se Matteo Renzi era già in azione su tutti gli schermi televisivi, la ministra Dadone creò due organismi. Un organismo che è un forum per il monitoraggio sullo smart working nella pubblica amministrazione, un forum costituito da alcune decine di esperti presi un po' in tutti i rami della pubblica amministrazione e perfino in alcuni rami privati per fare il confronto, e nell'ambito del forum ha costituito una commissione di 15 persone che hanno dei compiti precisi, cioè 5 compiti molto severi, diciamo, uno dei quali è quello del diritto dovere da parte del ministro di consultare questa commissione prima di prendere qualsiasi decisione che riguarda lo smart working. Questa consultazione è obbligatoria, ma non è cogente nei suoi confronti, nel senso che è obbligato a sentire la commissione, però poi può non tener conto del parere della commissione. Cos'è successo di questa commissione? In 8 mesi, ormai 9, il ministro ha riunito questa commissione solo 3 volte. Una prima volta è stata praticamente una cosa salottiera, era presente lui, abbiamo discusso del più e del meno, del bel tempo e del cattivo tempo, il tutto per pochissimo tempo, e poi ci siamo salutati per darci l'appuntamento a una rapida, a una tempestiva riunione. Siccome nel frattempo sono già uscite delle cose, per esempio quel decreto che portava al 15% il tutto, e non eravamo stati consultati, io ho telefonato alla segreteria del ministro e ho detto che secondo me era doveroso da parte del ministro riunirci. E che lui ha fatto la settimana dopo. Da questo momento in poi non abbiamo mai più visto il ministro, abbiamo fatto le riunioni con Nabeo, e da questo momento ci siamo riuniti solo altre 2 volte. Entrambi le volte senza un ordine del giorno, senza una verbalizzazione, come fatto salottiero di discussione del più e del meno. L'unica cosa interessante è che è stata che in uno di queste due riunioni Corso, il responsabile dell'osservatorio del Politecnico di Milano, ha esposto quei dati della ricerca che vi ho riferito.
a questo punto io ancora una volta ho detto a Natteo: guarda, così non si può andare avanti. Questi sono incontri rari, salottieri, durante i quali tu ci dici cose che già i giornali ci hanno detto da giorni. Quindi non solo non siamo consultati prima, ma quando siamo consultati siamo presi anche in giro, perché sembra che tu ci stia comunicando una novità quando si tratta di cose già fatte da 15 giorni almeno e che già non solo sappiamo, ma che io personalmente ho già commentato sul Fatto Quotidiano, ne ho dedicato almeno 2 o 3 articoli a tutto questo. Natteo da questo ha preso ha fatto una lettera in cui si dimetteva da presidente della commissione, perché dice: viene messo in dubbio la mia capacità di dirigere una commissione, per cui io mi dimetto. Ha mantenuto queste dimissioni, per cui si è creata una situazione tragicomica, nel senso che, non essendoci il responsabile della commissione, il quale è l'unico che ha il diritto di convocare la commissione, a questo punto, non essendoci il responsabile, non si convoca la commissione. E quindi una commissione che era stata convocata solo 3 volte in 7 mesi, ormai in 9 mesi, non è ormai dopo questa terza e ultima convocazione, non ci siamo visti mai più. Io ovviamente darò le dimissioni, perché è poco dignitoso stare in un organismo così sbeffeggiato, diciamo. Però questo vi dice come viene condotto tutto questo. E io capisco Brunetta, il suo intento è di eliminare lo smart working dalla pubblica amministrazione. E termino dicendo: quali saranno le conseguenze di tutto questo? In qualche modo l'ho accennato già prima. Le conseguenze di tutto questo saranno un ulteriore gap tra il mondo privato, che va avanti rapidamente su tutto questo, che ne porterà tutti i vantaggi, e il mondo pubblico, che invece ripiomberà in una situazione che sarà peggiore di quella precedente. Sottolineo anche la differenza che ci si creerà ulteriore tra Milano e Roma, perché siccome Milano è prevalentemente, i milanesi sono prevalentemente lavoratori in imprese private, le quali utilizzeranno lo smart working in modo massiccio, tutto questo comporterà per Milano una riduzione drastica del traffico, una riduzione drastica dell'inquinamento e quindi un miglioramento complessivo di una situazione urbanistica già migliore di Roma. A Roma invece, dove non si userà lo smart working e dove invece c'erano moltissimi dipendenti pubblici che, facendo lavori burocratici, potrebbero tranquillamente lavorare in smart working, Roma avrà una persistenza di ingorghi stradali che già si vedono proprio. Io sono stato 2 volte a Milano in questo periodo e ho visto come si è ridotto il traffico la mattina, e invece se vado per esempio a Saxa Rubra, come mi capita di fare spesso la mattina per andare al centro Rai, vedo le file immense, lunghissime, di chilometri e chilometri di macchine che vengono verso Roma per lavoratori che dalla periferia si spostano. In ogni macchina c'è una persona. Ognuna di queste persone potrebbe probabilmente lavorare da casa con tutta tranquillità, e invece si sposta spendendo soldi, denaro, sprecando tempo, sprecando stress, inquinando e comportando appunto l'incremento di gap tra pubblica amministrazione e privato. Volevo ringraziare il professore dicendo che la testimonianza su Roma, sul traffico di Roma caotico, è cosa che sperimentiamo tutti i giorni
noi romani. Però prima parlavo con i napoletani, mi hanno detto che a Napoli non è che vada tanto meglio, ecco, diciamo così. Anche a Napoli prevalentemente lavoro terziario. Certo. Allora, a questo punto, professori, se volete, noi avevamo preparato un certo numero di domande da parte dei nostri amici associati, e poi magari prenderemo qualche domanda da parte del pubblico, perché ci sono delle novità lasciate in chat. Miriam, vuoi cominciare tu? No, prego, il professor Carlo Magno ha alzato la mano. Prego. Posso certo. Solo un completamento anche di quello che ha puntualmente e purtroppo devo dire illustrato dal professor De Masi, e questo anche un po' sulla mancanza della politica, no? E faccio e cito perché nel frattempo ci siamo mossi, perché come ha riportato il Sole 24 Ore, d'altronde il 22 ottobre, alla fine di questo incontro sulle linee guida, quello che più ho elencato, poi alla fine tutti i sindacati, Brunetta convince tutti i sindacati, ma non tutti. Ecco, questo e ci cita come CSE. Devo dire che ho avuto... non so se sia l'onore, ecco, diciamo che il professor De Masi sicuramente ha avuto l'onore di essere in un'interrogazione parlamentare, di avere avuto una risposta a una domanda di un altro parlamentare, tra parentesi della stessa forza politica di Brunetta, per rispondere rispetto alle scelte del ministro, quindi insomma ipotizzando, no, su personaggi storici, ma d'altronde... Devo dire che il ministro, da questo punto di vista, sostiene che non esiste nulla, cioè non esiste lo smart working perché non è mai esistito, non esiste MacLeod, no, il luddismo, non esistono tante, tante altre cose. Devo dire, noi abbiamo sensibilizzato, dopo quell'audizione parlamentare, noi abbiamo sensibilizzato tutti i gruppi parlamentari, devo dire, sia di maggioranza sia di opposizione, e sono state presentate delle mozioni. La mozione, per esempio, primo firmatario, che poi è stata quella approvata il 4 novembre, da Baldino, devo dire era stata presentata il 24, doveva essere discussa a settembre immediatamente. Da allora è stata approvata per una serie di unità, no? Questa cosa dell'unità del governo, di tutti, approvata all'unanimità il 4-11. Ecco, ora, anche se poi il ministro Dadone, ma la stessa Baldino, ha precisato che cosa era stata approvata, abbiamo visto che c'è stato un immediato post di funzione pubblica, quindi come organo istituzionale, il Parlamento all'unanimità approva, no, l'operato del ministro Brunetta. Ora, io ovviamente non sono un esperto giurista, pur avendo fatto quegli studi giuridici, avendo magari anche... possibilità di esercitare una determinata professione. E non sono un esperto, di certo tanti esperti, tanti professori universitari e quei DM o quei DPCM rispetto a una gerarchia delle fonti e quindi a una legge che imponeva un periodo, no? Quindi anche la normativa del lavoro agile, quindi la procedura semplificata fino al 31 dicembre, e l'hanno vista come una violazione, mettiamola così, della gerarchia delle fonti. Ma tante altre, mettiamola così, forme di, o comportamenti. Il professor De Masi citava la riunione o gli incontri a fatti già avvenuti. Noi siamo stati ascoltati, le parti sociali, il 22, quando dal 15 si era rientrati. E tenga presente che da questo punto di vista le normative sulla sicurezza, quindi che sono stabilite in base alla legge 81, quindi è una legge che ha anche risvolti penali, quindi di responsabilità da parte dei dirigenti, e sanciscono che sono normativa primaria di legge, non solo la legge 81, ma tutti i protocolli di sicurezza che vengono regolarmente siglati. E quindi in quel caso noi avevamo firmato due protocolli di sicurezza con il ministro Dadone, avevamo firmato tutta una serie di protocolli di sicurezza negli uffici, perché ovviamente un ufficio e una pubblica amministrazione è diversa l'una dall'altra, adattando quelle norme di sicurezza che sono la sicurezza della vita dei lavoratori, ma anche di chi entra in quegli uffici,
voglio dire, dovevano essere rigidamente rispettate. Se io scrivo devi rientrare, poi discuteremo quali sono i protocolli, è una, mettiamola così, mette a rischio pesante proprio anche proprio tutto il sistema. Ecco, io mi fermo qui per dire, certo, c'è una forte problematica. Se posso aggiungere, non è un pregiudizio o un'opposizione esclusivamente sullo smart working. Purtroppo, devo dire, il ministro Brunetta già ai tempi del suo precedente dicastero ha dimostrato un forte pregiudizio contro i lavoratori pubblici. E il perché non debbano esserci pubbliche amministrazioni intelligenti, perché bisogna e occorra rispettare questo sistema feudale che poi molto spesso alimenta la politica, no? Perché se non funziona dei servizi, se io non ho bisogno di fare tutta una serie di passaggi, se io posso ottenere il rispetto dei miei diritti senza intermediatori, a volte salta proprio anche un ruolo che la politica molto spesso ha assunto, mettendo e imponendo molto spesso manager totalmente incompetenti dal punto di vista organizzativo. Ma qui ci sarebbe da discutere, noi nelle pubbliche amministrazioni avremmo bisogno, oltre che amministratori, delle persone che siano in grado di organizzare, no? Il lavoro, i processi, ma questo è tutto un discorso che magari avremo modo sicuramente di affrontare nel corso della serata. Grazie. Grazie a lei. Allora, passerei alle domande, anche se in parte sono state già evase, ma le formuliamo comunque. Allora, la prima domanda di Simonetta De Felicis è questa: senza un drastico cambio della classe politica, sarà possibile modificare il modello verticistico, burocratico, caratterizzato da zero investimenti, per riorientare la PA verso modelli complessi, lavoro di team, valorizzazione e motivazione del personale, con regole semplici e applicabili, ma accompagnate da sanzioni forti? La domanda credo sia rivolta a entrambi. A chi lo chiede, penso che il professor De Masi possa sicuramente dare un contributo. E intanto bisogna dire che non siamo più in presenza di investimenti zero, perché sono previsti per la digitalizzazione, la sicurezza, l'innovazione della pubblica amministrazione 50,07 miliardi. Poi altri miliardi comunque rientrano nel miglioramento della pubblica amministrazione sotto altre voci, quindi diciamo che sono previsti circa 65 miliardi per rinnovare la pubblica amministrazione. Il problema è che la rinnoverà Brunetta. Io ho una grande fiducia e speranza in Colao. Stimo Colao, ci conosciamo da anni, ho sempre avuto veramente grande stima in lui, per cui sono sicuro che gli interventi in termini di digitalizzazione nella pubblica amministrazione avverranno, diciamo, grazie a una personalità di indubbia capacità tecnica. Quindi su questo, insomma, i soldi ci saranno e per la parte digitale saranno spesi bene. Però io mi chiedo come si prepara poi dal punto di vista umano alla digitalizzazione se non si usa neppure l'espediente dello smart working facilitato dalla pandemia. Cioè, questi 19 mesi sono stati mesi preziosi per molte aziende che hanno fatto ricerche di base, che hanno modificato il layout degli uffici, che hanno fatto la formazione sia pure via internet, via teledidattica, dei capi, che hanno fatto tutto. La pubblica amministrazione non ha fatto nulla, l'unica cosa che ha fatto è quello che aveva stabilito la ministra Dadone, cioè i POLA. I POLA sono i piani organizzativi per il lavoro agile.
cioè la ministra Dadone aveva chiesto a tutte le amministrazioni di redigere un elenco preciso delle mansioni che si svolgevano nella singola amministrazione e di dire quali di queste sono subito, immediatamente telelavorabili, quali possono essere telelavorate dopo un intervento tecnico formativo e quali non sono telelavorabili. Il 33% delle pubbliche amministrazioni, quando è entrato in funzione Brunetta, aveva già fatto questo lavoro e i piani erano stati già approvati. Quindi si era imboccata proprio una buona strada. E la cosa interessante è questo, che la ministra Dadone è una ragazza di 36 anni, donna e digitale, mentre il ministro Brunetta è vecchio, maschio e analogico. Queste differenze sono fondamentali, io le ho scritte, le ho ridette al ministro, perché ho la fortuna di avere, che entrambi facciamo le vacanze nello stesso paese della costiera amalfitana. E purtroppo è una distinzione culturale, c'è poco da fare. E questa è la parte, diciamo, antropologico-ottimistica. Ma poi c'è un'altra cosa che, devo dire, Brunetta ha detto a chiare lettere, per cui non è stato un sotterfugio. Lui ha detto a chiare lettere che il ritorno degli impiegati pubblici, dei dipendenti pubblici, dopo di aiutare la dimensione commerciale del paese. Quindi è chiaro che tra i sindacati della pubblica amministrazione e i sindacati del commercio e la Confcommercio e la Confesercenti c'è stato di sottobanco un accordo. È chiarissimo, proprio sarebbe assurdo se non fosse stato così. E che in quell'accordo i sindacati della pubblica amministrazione hanno ritenuto opportuno dare la precedenza al tornaconto del settore commerciale. Anche questo è una sciocchezza, perché assolutamente i consumi restano identici. Non è che delle persone che stanno a casa non consumano, non mangiano, non prendono il caffè e così di seguito. Direi l'opposto. Direi che l'ufficio è il luogo dove non si consuma quasi nulla. L'ufficio è il luogo della produzione, non del consumo. È pensato per separare il lavoratore dai luoghi di consumo. Non so se è chiaro. Se io lavoro a casa, cioè i negozi sotto casa, cioè la libreria sotto casa, la tentazione di acquistare è superiore. Naturalmente, se devo acquistare dei cibi, non li acquisto più nel negozio che è sotto l'ufficio, e l'ufficio quasi sempre in periferia, ma l'acquisto nel negozio che è sotto casa, cioè nei negozi di prossimità. Questo significa che sul medio termine sarebbe stata una ricomposizione meravigliosa della distribuzione, del sistema distributivo italiano. Perché attualmente il sistema distributivo basato sugli uffici fa sì che i negozi che sono sotto gli uffici sono aperti soltanto poche ore al giorno. Se voi andate a quest'ora all'Eur, trovate tutto chiuso e tutto vuoto. Cioè la follia per cui le città sono mezzo vuote di giorno e mezzo vuote di notte. Sono vuote di giorno laddove noi abitiamo. E sono vuote di notte laddove noi lavoriamo, con un raddoppio di tutti i volumi di immobili e quindi di prezzo degli immobili. Quindi il telelavoro avrebbe aiutato molto anche a ridistribuire bene il commercio, se il commercio fosse fatto di persone visionarie a loro volta. Il problema è che qui c'è stato un incontro vizioso, non virtuoso, non solo del ministro, ma anche delle forze che avrebbero dovuto difendere il progresso, cioè dei sindacati. E perché Brunetta ha potuto riportare tutti dentro senza che questi si ribellassero? Ma perché non si tratta di classe operaia, si tratta di classe borghese, di classe impiegatizia, che non ha mai fatto lotte nella vita, che ha fatto fare sempre le lotte agli operai e poi si è
appropriata delle conquiste degli operai. Lo statuto dei lavoratori è venuto fuori da parte di lotte in cui il rapporto, facemmo una splendida ricerca a suo tempo, il rapporto tra le lotte operaie e le lotte impiegatizie era di 85 a 15. Non so se è chiaro, l'impiegato è stato sempre più duttile e infatti i sindacati a cui gli operai si sono appigliati, gli impiegati e i manager si sono appigliati, sono stati sempre sindacati filogovernativi, c'è poco da fare. Per cui Brunetta è andato sul sicuro, nel Consiglio dei Ministri ha avuto tutti i concordi, nella Camera e nel Senato ha avuto tutti i concordi e sapeva che avrebbe avuto concordi anche i sindacati e che comunque la massa degli impiegati, cioè ben 16 milioni di persone in Italia, sono persone non combattive, non hanno mai fatto grandi lotte se non per motivi corporativi, per cui andava sul sicuro e gli è riuscito, perché non si può pensare che un'operazione sia stata così rapida, così drastica, così anche spudorata, diciamo, senza un'ora di sciopero degli dipendenti pubblici, senza un'ora di sciopero proclamata dai sindacati, senza un incontro con i sindacati che sia finito con una dichiarazione sindacale di opposizione. Non so se è chiaro. È una visione complessiva, cioè è una vergogna, diciamo, è una pagina veramente buia nella storia sindacale, come è una pagina triste per la pubblica amministrazione. Benissimo, grazie prof. Ha risposto, intanto che lei parlava, in realtà ha risposto ad altre domande che verranno dopo. Allora, io, Simonetta me lo permetterà, vorrei leggere la domanda invece di Carla Novelli, perché le sue sono molto politiche, quindi le leggiamo poi eventualmente in fondo per dare anche modo a tutti coloro che hanno scritto di poter essere presenti e di rappresentare la loro domanda ai nostri due professori. Carla Novelli scrive: il 15 ottobre Coldiretti ha diffuso proprie stime in base alle quali il ritorno al lavoro in presenza nella pubblica amministrazione avrebbe provocato un aumento dell'efficienza dei servizi resi all'utenza, o con un incremento del 30% degli incassi di bar e ristoranti. Avete verificato su quali basi scientifiche si fonda questa stima? Qual è l'interesse in particolare di Coldiretti a elaborarla e a diffonderla? Mi ricollego a questa domanda che d'altronde aveva già un po' trattato il professor De Masi, per dire innanzitutto che nel nostro paese non è mai decollata una visione moderna della PA, quindi anche il new public management, no, che abbiamo importato quando ormai era finito in tutti gli altri paesi, voglio dire, è una dimostrazione assoluta di non avere proprio la concezione, no, di una pubblica amministrazione moderna, e che poi, ripeto, è fallito. Ma ad oggi il nuovo modello dovrebbe essere un modello attualizzazione per processi del 2021, ma facciamo anche del 2015. Dico il 2015 perché e qui cito, ecco appunto, una volta il professor De Masi, che ha scritto e fa molto male, rappresentando un sindacato, fa molto male: timidezza e lentezza delle organizzazioni sindacali. Non tutte, professore, non tutte, perché in questo silenzio assordante, no, come scrive anche il professor Corso, in questo silenzio assordante, in questi anni, FLP sono 22 anni, noi siamo nati in attuazione di un articolo 98 della Costituzione, quella del dire che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione, non delle caste, non dei potentati, non dei poteri forti. Perfetto, eravamo dei folli, folli e visionari. Dopo 22 anni noi abbiamo un quadro per cui dei sindacati, e dicevamo anche che è diverso, io mi iscrivo
CGIL, UIL, perché mi iscrivo a quei sindacati. Ora, e poi lavoro nel pubblico o lavoro tra i metalmeccanici, adatto, no, quelle linee politiche generali alla mia, al mio ambiente di lavoro. La pubblica amministrazione non può essere così, perché se io in una fabbrica, in un'industria metalmeccanica, il mio modello di sindacato è quello di difendere quel lavoratore, di aumentare il profitto, di lavorare bene perché quell'azienda aumenti il profitto, ma la mia visione rimane ristretta agli utili di quell'azienda, quello che avviene nei dintorni di quell'azienda. Se quell'azienda produce inquinamento, morte ed altro, alla fine poco mi interessa, perché quella è la mia visione. E invece nella pubblica amministrazione l'articolo 98 dice che tu non ti devi occupare di essere un dipendente dell'INPS, ma devi occuparti di lavorare al servizio dei cittadini, della nazione. Quindi devi avere una visione molto più ampia. E qui veramente, smart working, io rivendico questo termine, quindi devi pensare a come il tuo operato non si ferma ad essere impiegato, mezze maniche, no? Il travè, ma deve essere qualcuno che pensa a migliorare la vita della nazione e del paese, quindi dei cittadini, delle piccole e medie imprese, delle famiglie. Riuscire ad avere una visione integrata, quella che manca alla politica. Il professor De Masi prima citava, e qui ricito il dato di Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, ma è follia. In realtà, e c'è stato un aumento degli acquisti, c'è stato un aumento dell'economia, e l'economia deriva da quello, perché proprio in piena pandemia la gente non è che non, a parte che è un'illogicità, no? Fino a 20 anni fa c'erano i tornelli, no? Il ministro tuonava per i tornelli, i lavoratori devono andare ai bar, non devono andare al bar, nei negozi, eccetera, eccetera. Oggi è diventata la mission di andare nei bar e consumare nei bar e nei negozi, andare a fare gli acquisti nei negozi intorno. Allora, non avviene così. È ovvio che io, anzi, se ho lavorato in casa o in qualunque altro luogo, perché continuo a ripetere, smart working, lavoro agile, è qualcosa di diverso rispetto al telelavoro, che vuol dire autonomia, fiducia. E poi magari parleremo anche di engagement, no? Che è una parola molto sconosciuta, che sicuramente nella pubblica amministrazione ci può essere, come in tante aziende private, ma non in tutte, ovviamente. Ecco, hanno aumentato. E non solo c'è quella ridistribuzione del reddito, perché Roma, parlava di Roma, non è solamente la City, ma è qualcosa che si estende fino al mare. E quindi vuol dire ripopolare le periferie, i quartieri dormitorio, ha fatto scoprire a determinati negozi che chiudevano le saracinesche, cessavano, non solo che potevano rimanere aperti, ma hanno incrementato i profitti, hanno incrementato gli utili, hanno consentito a tanta economia di quartiere non solo di sopravvivere, ma di poter pensare a un proprio futuro. Ed è un futuro la presenza di esercizi commerciali, ma dico ancora di più, se io risparmio, al di là dei quintali, no? Dei quintali di petrolio risparmiato e dei tanti, no? Inquinamento ridotto, ma io se risparmio 2 ore di traffico, ma probabilmente da casa vado a prendermele 2 volte il caffè, vado a un ristorante se riesco a uscire a un orario decente, vado a una palestra, vado a un cinema, a un teatro. E sarebbe da rilanciare la cultura, cosa diversa che se io torno a casa alle 8 distrutto da 2 ore di traffico all'andata e 2 ore di traffico al ritorno. Ecco, ho più tempo da dedicare, e soprattutto una visione integrata vuol dire anche la famiglia. Perché che cosa sia, e questo ce l'aspettiamo dalla politica, perché noi sembra che... No, io ho letto i PNRR degli altri stati europei, ho letto quello tedesco, ho letto quello francese, ho letto quello spagnolo, ma lì sono dei piani integrati. Qui è molto più simile a una serie di leggi finanziarie messe tutte insieme, ma manca quella visione integrata. Io dovrei,
se mi occupa, è inutile dire la denatalità, se non esistono strutture, asili nido, no, se non esiste un modo anche di vivere una famiglia, essere genitori 15 minuti, come avviene a molti padri, no? 15 minuti al giorno, non è un qualcosa di sostenibile. Essere, avere un tempo, voglio dire, lei saprà che adesso c'è questa, la famosa grandi dimissioni, no? Ma c'è gente che in questi 19 mesi ha iniziato a guardarsi dentro, ha iniziato a capire se era importante andare per un lavoro, andare a vivere poi in dei loculi, no? La City di Milano per poter andare a lavorare, lasciare tutto lo stipendio lì, rinunciare a fare una famiglia. Oppure esiste una qualità della vita diversa, e questa non è poi, non può apparire a quella purtroppo a quel mantra che le ditte non trovano i lavoratori. Se si pagano, se si, figurati se non trovi i lavoratori, ma poi ti serviranno anche competenze, ti serve qualificazione, ti serve formazione, ti serve servizi, ripeto, sulla prevenzione. È chiaro che la prevenzione, se riduciamo il tasso di inquinamento, se facciamo prevenzione sanitaria, abbiamo tanti risparmi. L'educazione alimentare. Ecco, uno Stato dovrebbe educare anche all'innovazione. E quando parlo di innovazione, il professor De Masi citava prima, il digitale serve a tantissimo. Sì, ma il digitale serve a tantissimo. E qui io purtroppo ci sarà il limite. Che io stimo, Vittorio Colao, ma il problema è che se alla fine si occupa solo di digitale e nel frattempo non cambiamo quel mostro burocratico, no? Che oggi è la pubblica amministrazione, noi innestando il digitale sul mostro burocratico creeremo un mostro burocratico digitale. Se non avremo cambiato i processi, se non avremo cambiato un sistema di una pubblica amministrazione che deve progettare i propri sistemi, non per soddisfare, qui vale anche per tante aziende private, i propri interessi, ma per essere user friendly, per essere di accessibilità, così bypassando anche tutte quelle altre mantra e quelle altre critiche, per cui noi non possiamo digitalizzare perché c'è qualche anziano che non riesce ad avere il certificato. Ma io dico che innanzitutto i certificati dovrebbero sparire per il principio del once only che esiste da tanti anni, ma che ho risentito solo nella voce del ministro Dadone, ecco, parlare di quella. Ma io se ho già i documenti, se io ho già i dati, io non è una follia, me la faccio citare, che innanzitutto i certificati non dovrebbero essere richiesti se io ho quel dato. Ma uno dei esempi più eclatanti, l'ISEE, questo mostro che serve per cogliere in fallo i cittadini, perché l'ISEE oggi con l'anagrafe tributaria io riesco immediatamente a sapere qual è il tuo ISEE, viceversa io devo andare da intermediari, quindi capiamoci anche gli interessi. C'era un precedente presidente del Consiglio a cui nessuno ha fatto sciopero perché usava dei termini, no, un po' da bullo, no, mettiamola così, perché minacciava direttamente. E quindi diceva, se io vi riduco di un euro i contributi che vi do per CAF patronati, vi metto in ginocchio. Ecco, molto spesso sarà una coincidenza, ma purtroppo questa è stata la realtà. Noi nel 2015, molto più potenti, molto più ricche, ha ottenuto una sentenza storica da parte della Corte Costituzionale, la 178 del 2015, contro il blocco reiterato da ben 4 leggi che bloccava i contratti, il rinnovo dei contratti pubblici. Ora, qualcuno quando me lo chiede, no, dice, ma com'è che gli altri non hanno fatto, pure gli altri sindacati del pubblico impiego, non hanno fatto manifestazioni, non hanno fatto show, ma non hanno fatto manco ricorso. E io devo rilevare che probabilmente non hanno trovato avvocati, no, che potevano fare questi ricorsi. Perché l'abbiamo fatti, abbiamo ottenuto una sentenza e questa ha consentito di riaprire. Ma i
i contratti pubblici non è che servono solo per rinnovare l'aspetto economico. I contratti pubblici devono servire per rinnovare proprio la pubblica amministrazione. Noi da questo contratto che stiamo oggi discutendo, noi ci aspettiamo che si passi a un sistema per obiettivi, che si passi a un modello, a una nuova concezione dell'ordinamento professionale. Noi abbiamo che il mondo è cambiato negli ultimi 25 anni, ma noi reclutiamo ancora sulla base dei vecchi profili. Quindi, anche se nella giustizia ormai c'è il processo civile telematico, io recluto il personale nella giustizia sulla base se è in grado di sistemare i faldoni cardacei, no, nel scaffale superiore salendo su uno scaletto. Perché l'innovazione digitale cambia, io dovrei dare formazione, tutto cosa che non avviene, che non è avvenuta in questi ultimi anni, dovrei attrarre i talenti. Il professor De Masi, ma anche il professor Corso, rilevano un dato inequivocabile. La storia probabilmente, noi arretreremo, creeremo un gap rispetto al privato di oltre 20 anni. Noi abbiamo recuperato in 2 anni, un sistema funzionale e addirittura non solo le amministrazioni virtuose, quelle che si erano organizzate, hanno ottenuto performance enormi, no? L'Emilia Romagna, ma addirittura questo stress test provocato nella pubblica amministrazione ha provocato dei miglioramenti anche dove i vari dirigenti sono rimasti, voglio dire, non hanno dato le guide. Quindi di fatto abbiamo avuto come un'autogestione da parte dei dipendenti pubblici, eppure nella piena autogestione, quindi occuparsi di produrre e di soddisfare con quell'abnegazione, con quello spirito di abnegazione che ha pervaso tutti i dipendenti pubblici, ha prodotto miglioramenti anche dove non c'erano linee guida, dove non c'era una direzione da parte delle pubbliche amministrazioni. C'è stato un forte danno proprio dove le pubbliche amministrazioni hanno proibito di fare qualunque cosa, dove non hanno fornito gli strumenti, gli accessi. Eppure amministrazioni hanno dimostrato, ben più piccole, ma INPS, ripeto, agenzie e tante altre, in 21 giorni hanno fornito le VPN, hanno fornito dei servizi che hanno consentito a tutti quanti di lavorare. Ecco, quindi il concetto è e questo purtroppo fa perdere competitività al nostro paese, fa perdere competitività soprattutto anche nell'attrazione di talenti, e abbiamo visto il fallimento dei concorsoni, dal concorsone sud ad altro, no? In quei procedimenti di reclutamento. Ma tanto va di moda il bla 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 e alla fine nessuno verifica quali sono i risultati finali. Vabbè, cade, diciamo, a fagiolo una domanda di Nicola Spindrandragni. Allora, dice: è stato affrontato in ottica smart working il problema del software open source nella riduzione dei costi e nella formazione che consentirebbe di risparmiare milioni di euro di licenze Windows e MS Office, soldi utilizzabili per ammodernamento, formazione e, perché no, premi produzione? Se devo rispondere, io dunque, la situazione è molto variegata da azienda ad azienda. Io sto cercando di, già nel mio libro, che però è uscito nell'ottobre del 2020, cercavo di aggiornare sulle ricerche che si stavano facendo e sugli studi che si stavano facendo, ma in questi mesi successivi se ne sono fatte tante. Per cui non abbiamo una visione complessiva, d'altra parte sarebbe impossibile, perché lo smart working riguarda praticamente tutti i settori, non ce n'è uno. Per esempio, in un dibattito in cui c'era il presidente dei coltivatori diretti, dice: noi non c'entriamo con lo smart working. Dico: no, voi c'entrate benissimo, che non è che fate tutti i contadini. In tutti i vostri uffici, per esempio, la sua segretaria di presidente della Coldiretti potrebbe tranquillamente fare, non è mica una contadina. Non c'è settore in cui non ci siano lavoratori che possono telelavorare. Però si sono accumulati ormai un bel gruzzolo di ricerche fatte in aziende pubbliche e private. Penso a Unicredit, penso alla
alla Regione Lombardia, penso alla Telecom, penso a tantissimi, insomma, io no, di ricerche ne avrò una quarantina, e anche di contratti, perché nel frattempo molte aziende hanno provveduto a fare i contratti, gli accordi sindacali sullo smart working, anche per quanto riguarda la valutazione dei costi e dei ricavi, se ne sono fatti moltissimi. Quando si muove, che so, una banca come un complesso come Allianz, cioè il più potente istituto assicurativo del mondo, se si muove con ricerche precisissime di quanti guadagni e quanti costi, e se mette in smart working il 47% delle persone in tutto il mondo, si è fatto il suo calcolo preciso di come liberare immobili, come affittarli, di quanto si risparmia in assicurazioni per gli immobili stessi, di quanto si risparmia per l'aria condizionata, di quanto si risparmia per le mense, e così di seguito. C'è solo da rammaricarsi del fatto che se loro lo fanno, significa che assolutamente e a maggior ragione lo doveva fare la pubblica amministrazione, dove la percentuale di impiegati, funzionari, quadri e manager è più alta che non in tante altre aziende. C'era poi, ho visto sulla chat, una domanda sull'INPS. Dunque, l'INPS è interessante come istituto. Perché? Perché la prima istituzione in Italia che ha introdotto massicciamente non il telelavoro, ma lo smart working, è stato l'INPS nel 1990. L'INPS è stato il primo istituto assolutamente in Italia, prima di ogni azienda e di ogni pubblica amministrazione, ad adottare massicciamente lo smart working. Allora l'INPS aveva come presidente Gianni Biglia. Gianni Biglia era un italiano che aveva studiato con Otto Neumann addirittura negli Stati Uniti, poi si era trasferito in Italia, aveva lavorato alla fondazione dell'ENI, e poi era dove lavorava insieme a Gino Giugni, a Umberto Romagnoli, a Giorgio Ruffolo, e poi era passato all'IRI e poi è diventato presidente dell'INPS. Il suo pallino era l'informatica. E, d'altra parte, è quello che aveva scritto il libro più interessante insieme a Aldo Fabris sui computer nell'organizzazione aziendale. Diventato presidente dell'INPS, si rese conto che l'attività che fa l'INPS è in gran parte traducibile in informatica, e che forse nessun ente come l'INPS si può a valere dell'informatica. Tenete conto che prima che lui diventasse presidente dell'INPS, per avere, dal momento in cui si andava in pensione al momento in cui si aveva la prima erogazione pensionistica, passavano anche 2 o 3 anni. Con lui invece, da quel momento in poi, con lui, dopo che informatizzò tutto, quando si andava in pensione, il giorno 27 successivo si aveva già la prima erogazione di pensione, come sta avvenendo oggigiorno, come è avvenuto anche a me quando sono andato in pensione. Gianni Biglia nel 1990 mise prima 500 e poi 3.000 dipendenti in, perché dico smart working? Perché mise gli ispettori, quelli che stavano tutto il giorno in giro per la città a ispezionare cantieri, a ispezionare aziende, eccetera. Per loro fece fare dalla IBM una specie di riportatile ante litteram progettato apposta per l'INPS, per cui questa, io lo ricordo benissimo che feci consulenza in questa operazione. Tra l'altro lui contemporaneamente creò anche una struttura di teledidattica, per cui i corsi di formazione che si facevano qui a Roma poi erano trasmessi in 7 sedi periferiche in tempo reale. E poi dopo, 3 anni dopo, scattò l'IBM, che era diretta da Presutti, un'altra persona illuminatissima, che mise alcune migliaia di dipendenti in smart working, e poi finalmente nel
95 arrivò la Telecom, che però mise in telelavoro, ecco, questo era telelavoro, mise in telelavoro le signorine del 12. Il 12 era allora il servizio che oggi è il 181, se ricordo bene. Passando ai giorni nostri, l'INPS ogni anno eroga 42 milioni di pratiche, perché già 28 milioni di pensioni da erogare e così di seguito. 42 milioni di pratiche all'anno eroga. Durante il 2020 si sono aggiunti 15 milioni di pratiche aggiuntive per la cassa integrazione, per i bonus, per il reddito di emergenza e così di seguito. Mentre ha svolto tutte queste pratiche, aveva il 92% dei dipendenti in smart working. L'INPS è l'istituto italiano più avanzato nel campo organizzativo e nel campo dell'informatica. Aveva in smart working. È stato attaccato in modo immerecondo dalla stampa, soprattutto di destra, perché su 15 milioni di pratiche, che so, 100.000 erano in ritardo. Laddove ritardo si ha ritardo se si poteva fare prima, ma non si poteva fare prima. Quindi, per quanto riguarda l'INPS, credo che stiamo a posto. D'altra parte, l'INPS ha resistito totalmente al diktat di Brunetta. In questo momento c'è il 38% in smart working e non ne ridurrà neppure di una unità, neppure dopo il 31 dicembre di quest'anno. Abbiamo fatto giorni fa una riunione dei dirigenti dell'INPS e Brunetta. Io ero in qualità di consulente dell'INPS e abbiamo sostenuto con lui che l'INPS non tornerà indietro assolutamente, perché tornare indietro significherebbe erogare servizi di gran lunga inferiori a quelli attuali. E quindi il ministro ha messo alle strette: ministro, se vuole rientra dentro il 15%, però il numero di pratiche in meno saranno X milioni. Tridico ha dato dei calcoli precisi dicendo: con lo smart working possiamo fare tanti milioni di pratiche, senza lo smart working ne possiamo fare tante in meno. Decida lei. E naturalmente ha deciso per in senso positivo. Bene, bene, bene. Miriam, vuoi leggere un'altra domanda? Leggo io. Ma volevo passare a quella di Stefania Pancioni, poi passiamo anche su quella di Loredana, perché Stefania dice, mi sembra molto calzante, qual è il reale timore che sta alla base del rigetto dello smart working nella PA? Mi sembra che questo sia un proprio... Sì, certamente al di là del pregiudizio si altera un sistema, ed è quel sistema che... voglio dire, di stampo feudale, che alimenta le raccomandazioni, che alimenta il pensare da parte dei dipendenti, che alimenta la risoluzione dei problemi, no, il problem solving. Oggi si è abituati, ripeto, a un adempimento burocratico. Se io passo a un sistema di obiettivi, si verifica chi è in grado di fare che. Noi abbiamo tanti capi, capetti, ma questo vale nel pubblico e nel privato, capi, capetti, micromanager che hanno la loro esistenza semplicemente per il controllo ossessivo che devono avere dei dipendenti. È chiaro che se io do autonomia, do fiducia ai dipendenti, viene meno quel tuo ruolo di potere. C'è un forte... una ricerca in questi termini, anche su, citavamo l'INPS, no? Ecco, perfetto. Che cosa avviene sul necessario cambio dei processi e sui tempi anche di realizzazione? Se io lascio, e ripeto, l'INPS è tra le amministrazioni, insieme all'Agenzia delle Entrate, insieme a qualche altra agenzia, più innovative da questo punto di vista. Ma se io adotto il processo che è attuale e quello... non voglio arrivare, ecco, al ritorno proprio medievale, quello della pratica, delle code allo sportello, perché oggi all'INPS ci stanno poche, da questo punto di vista, i consulenti del lavoro
o i commercialisti, ma gli stessi avvocati, voglio dire, oggi depositano telematicamente e anche dopo le prime resistenze nessuno tornerebbe più indietro. Ma se io adotto presento pratica, la pratica va all'ufficio protocollo, dal protocollo viene smistata e quindi va al dirigente. Il dirigente provvede all'assegnazione al reparto, dal reparto si invia alla persona, all'operatore che deve lavorare e comprendete che questo è un percorso tortuoso. Se io rinnovo il processo e quindi io non firmo più l'atto finale, ma firmo proprio il processo, che è un insieme per arrivare a un risultato certo, ecco, è ovvio che la pratica arriva direttamente all'operatore che deve risolvere quel processo. Il controllo è che quell'operatore svolga tutto, perché l'ho stabilito nel processo, tutto al fine di ottenere un risultato, non la variabile discrezionale può avvenire come non può avvenire d'altro. Ebbene, questo cambia radicalmente anche i tempi di lavorazione, ma questo diminuisce il potere. Guardate bene, il potere non è semplicemente quello che uno può a volte confondere per forza la corruzione, no? Il sistema, la raccomandazione, il sistema di trattarti come suddito. Io ti sto concedendo un qualcosa che invece è un tuo diritto. Ecco, è questo sistema che va smantellato. Noi dobbiamo semplificare le cose, dobbiamo assegnare dei processi totalmente trasparenti. E vede, la trasparenza, lo segnalava anche il segretario generale della Corte dei Conti qualche giorno fa, anche per il PNRR, qui dovrebbe essere tutto reso trasparente, una casa di vetro, perché anche il controllo, per esempio, su tutti gli appalti, le infiltrazioni che ci possono essere su questi miliardi che si spenderanno, devono essere qualcosa che non può essere solo della Guardia di Finanza, solo di qualche procura. Dobbiamo prevenire alla base questo sistema. Ecco, rendere tutto in un sistema digitale, in un sistema trasparente, in un sistema di verifica, no, puntuale, e cambia quel sistema per cui si risponde non più e fai carriera, fanno carriera gli yes men, non quelli che pensano. Noi nella pubblica amministrazione, ma in qualunque lavoro, questo è il cambiamento del lavoro, è la creatività. Noi dovremmo sviluppare questa, dovremmo sviluppare un nuovo modo, cioè dovremmo incentivare il pensare, la criticità rispetto, positiva ovviamente, rispetto a eliminare proprio quei punti critici, quelle strozzature e quel modo di fare, il così si è sempre fatto. Noi abbiamo, si lavora su, si è sempre fatto così, e noi questo mantra lo dobbiamo radicalmente smantellare, e questo è uno dei motivi per cui, voglio dire, lo smart working, un lavoro intelligente, un lavoro agile, che esula da tutti questi schemi preordinati, ingessati, iperburocratici, ipergerarchizzati, sconvolgono, ma sconvolge lo stesso del leader. Il leader è qualcosa di totalmente diverso dal capo e dal capetto. Il leader non comanda, non ordina, il leader lavora insieme. Noi già il discorso stesso cambia proprio la mentalità, ma anche smart work. Non c'è più il dipendente, c'è il collaboratore. Sembrano parole, no, esclusivamente parole lessicali, ma cambia proprio tutto il modello. Il team, pensare ancora oggi, ripeto, che il mondo del lavoro è cambiato. Io, il professor De Masi, dalla sua autorevolezza, io l'ho detto in audizione, ho dovuto precisare che quando parlavo di un'anzianità, no, di chi non riesce a comprendere, mi riferivo a quella mentale, ancora prima di quella anagrafica, perché alcuni proprio non ci arrivano, non ci hanno. E se devo considerare che magari qualcuno ha fatto tanto, e ha fatto tanto nei ruoli,
ovvio che lì esistita solamente un sistema verticistico, no? Penso ad alcune istituzioni italiane ed europee, ma nel frattempo il mondo è cambiato e tutto il resto deve lavorare in team, deve lavorare con un'organizzazione del lavoro radicalmente cambiata, perché questo è il modo per generare profitti, per generare utili, per generare una società più giusta, più comprensiva, più inclusiva. I talenti nella pubblica amministrazione già ci sono, partiamo da stipendi, probabilmente col prossimo contratto noi abbassiamo il livello di ingresso economico e poi ci lamentiamo che il concorsone sud su 2.800, quelli che dovevamo fare immediatamente, no? Su 2.800 persone hanno superato la prova dopo il flop clamoroso, 800 persone e non li abbiamo ancora assunti. E i concorsi sprint, no? Quelli in 100 giorni assumiamo tutti, non hanno assunto nemmeno una persona. Ma poi citavo un giornale che ha citato il professor De Masi, su cui lui scrive, a volte lo faccio anch'io, ma voglio dire, il risultato qual è stato, no? Che abbiamo avuto, ma l'ha dichiarato, che a quei concorsi partecipava chiunque. Quindi risulta vincitore per un piano per il controllo del progetto strategico delle infrastrutture un diplomato DAMS specializzazione cinema. Allora comprendete che, e abbiamo espulso tanti giovani laureati magari con 110 lode. Ecco, questo, ma d'altronde i concorsi pubblici, il sistema dei concorsi pubblici, adesso c'è IMPA, no? C'è queste procedure accelerate, ma se noi non cambiamo proprio la metodologia del concorso, allora io concorso ingegneri a Roma e noi continuiamo a fare le domande, abbiamo accorpate tutti in un'unica prova e la domande abbiamo diritto amministrativo, diritto penale che prevalgono, poi abbiamo 8 domande di urbanistica, 3 di inglese, 3 di informatica, 2 del regolamento del Comune di Roma. E poi ci sono delle domande assurde, tipo chi è il produttore musicale di Michael Jackson, no? O chi era il una persona fa una rapina con una pistola giocattolo, però priva del tappo, no, rosso, qual è l'articolo del codice penale che si applica? Io devo assumere un ingegnere, devo assumere un informatico. Tutto il resto non mi serve. Non mi serve sapere qual è il regolamento del Comune di Roma o di Forlì. Quando l'avremo assunti, poi impareranno qual è il regolamento del Comune di Roma. Ma soprattutto mi serve l'informatico, mi serve l'ingegnere, mi serve il tecnico. Ecco, noi i concorsi invece abbiamo fatto una... c'era prima la prova attitudinale, abbiamo messo le domande di tutto, le abbiamo inserite in un unico quiz da 40, 50, 60 domande. Non serve per reclutare i migliori, non serve per reclutare gli specialisti che ci servono. E questo è un grave danno. Poi ci sarebbe da dire che per alcune professioni non serve manco la figura professionale, mi servono le competenze. Faccio sempre qui un esempio rapido. Tutto il progetto del PNRR, tantissimo, si basa sulle infrastrutture, no? Ora, per le infrastrutture, dal 2016 c'è una direttiva europea che dice che tutte le infrastrutture realizzate a calare come importi si realizzano con la metodologia BIM. E dal 2017 è entrato in vigore anche in Italia il codice degli appalti, che attua, per capirci, quella metodologia. È una metodologia fortemente innovativa perché ha una visione integrata della costruzione, può essere il ponte, l'edificio ed altro, ma soprattutto prevede la manutenzione, perché sappiamo che queste opere necessitano di manutenzione, di aggiornamento, e poi prevede anche il fine di quella struttura, quindi il fine opera e quindi la demolizione di quella struttura. Perfetto, in Italia, tranne 2 regioni, eppure dal 1 gennaio 2021 si applicava a tutte le opere complesse da 15 milioni e 2 in poi.
dal 1 gennaio 2022 doveva entrare in vigore per quello che è stabilito da una soglia comunitaria, quindi l'Italia non può cambiare, che è di 5 milioni e 2, quindi anche una scuola, per comprenderci, no? Non parlo dell'ospedale che già supera i 15 milioni e 2. Perfetto, cosa ha fatto questo governo? Che per il PNRR hanno slittato di un anno, ma preparare un BIM manager, ce ne sono forse 1000 in Italia, e in Italia solo 2 regioni hanno le competenze per trattare, regioni per competenze. Nel frattempo, se vai a un qualunque comune, se vai a una qualunque altra regione anche del nord, non parlo di quelle del sud, tu ovviamente non hai personale preparato, perché misurato e maturata dopo il 2016, prima non hai studiato metodologia, no, BIM, non sai assolutamente cosa sia, non hai potuto fare un master visto che la formazione non c'è assolutamente, e soprattutto per diventare BIM manager ci vogliono 5 anni dopo che hai quelle competenze di base. Noi rinviamo di un anno, non investiamo, non formiamo, non creiamo una sinergia con le università, che non serve fare la convenzione per far vedere che facciamo lo sconto ed altro. E manca tutto, manca proprio il processo per l'innovazione. Poi ci chiederanno che cosa avviene, perché i progetti già del PNR vengono bocciati in Italia, 31 su 31 bocciati solo sull'agricoltura in Sicilia, e gli altri non si può dire. Ma capiamoci, bocciati al governo. Cosa avverrà quando questi vanno in Europa? Cosa avverrà quando, perché questa è entrata in vigore, la procura no, penale europea? Perché, capiamoci, ragionano esclusivamente, il governo ragiona esclusivamente sulla spesa. Noi abbiamo i soldi, li dobbiamo spendere. È aberrante, noi li dobbiamo investire, perché altrimenti rimarranno cattedrali nel deserto e rimarranno un debito sulle future generazioni, non più solo sui nostri figli, ma sui nostri nipoti, pronipoti ed altro. E basterà che i paesi cosiddetti frugali stringano, non confermino, visto che non sono cambiate le normative europee, abbiamo una deroga eccezionale, e l'Italia va in grave crisi. Ecco, io spero che l'ottimismo ci sia, e continuo a essere ottimista, continuo a fare brand per la pubblica amministrazione, come mi hanno accusato alcuni sindacati, ma fare questo brand vuol dire continuare a diffondere, anche con queste riunioni, continuare a diffondere che c'è un modello, c'è la possibilità di uscirne, ma occorre avere seriamente, affrontare seriamente, partire c'è la marcia indietro, c'è il andare avanti guardando al passato. Alla fine, nel medio periodo, voglio dire, alla fine l'avremo risolta, perché il futuro è inarrestabile, ma nel medio periodo noi avremo perso tanto, avremo acuito un disagio, avremo acuito la divisione tra nord e sud, la divisione tra città e borghi, tra città e paesi, lo spopolamento, ci avremo inquinato ancora di più, e questo è grave. Avremo distrutto anche qui famiglie, avremo impedito la natalità. Ecco, tutto questo è una visione integrata che io sollecito da anni ormai a questo governo. Il Parlamento non può essere unito, no? Alla fine dobbiamo avere l'unanimità. Io vorrei che ci fossero tante voci critiche e tante voci propositive, ripeto, da maggioranza ed opposizione, ma occorre ragionare, occorre pensare, non ci si può, non si può dire, e alla fine andare così, insomma, andare senza una linea. Abbiamo quasi toccato le 11, avremo diverse altre domande, se ve la sentite di restare qualche altro minuto, però vi pregherei di essere più concisi nella risposta. La prossima domanda è quella di Loredana Nagni, che dice: come si è molto più attinente, molto più tecnica, come si prevede di rendere compatibile la flessibilità di orario tipica dello smart working con la necessità di interazione tra colleghi e il lavoro in team? C'è una norma che regola questo aspetto?
Avete cognizione di questo, professore De Masi? No, che ci sia una norma non mi pare. Però il problema della creatività e dello smart working si pone perché anzi è stato uno dei cavalli di battaglia contro lo smart working. Da più parti si è detto che confligge con la creatività. Ora, questo è assolutamente non vero. Intanto bisogna tener conto che lo smart working è volontario, è reversibile, cioè chi fa smart working può tranquillamente tornare indietro, sia che sia chi fa lo smart working sia l'azienda che lo ha concesso, e in quasi tutti i casi è non di 5 giorni alla settimana, ma di alcuni giorni alla settimana. Per esempio, vedo qui sulle chat che un partecipante, parlando dell'INPS, ha detto siamo andati indietro soltanto 8 giorni al mese. Ma 8 giorni al mese significa 2 giorni alla settimana? Non significa mica poco. E poi, siccome nell'INPS, che ha 40.000 dipendenti, questo riguarda il 78% dei dipendenti, beh, che il 78% dei dipendenti su 40.000 faccia 2 giorni della settimana a casa, a me non pare che sia una faccenda di poco conto. Comunque, non è affatto vero che confligge con la creatività, perché gran parte della creatività di maggiore livello oggi avviene in smart working. Cioè tutti i laboratori di ricerca del mondo sono interconnessi tra di loro, collegati tra di loro, e hanno tutti 3 persone che stanno in Germania, 2 che stanno in America, 5 che stanno in Argentina. Come è stato creato il vaccino Pfizer? Il vaccino Pfizer è stato creato in 9 mesi, giusto il tempo che occorre per fare un bambino, diciamo così, il tempo di una gravidanza. E è la prima volta che succede questo. Il vaccino che era stato fatto prima d'ora, più rapidamente possibile, aveva richiesto 11 anni. Come si è passati a 9 mesi? Anche grazie allo smart working. Il vaccino Pfizer è stato prodigioso perché ha usato per la prima volta la tecnica dell'RNA, non del DNA. Il DNA si può modificare dall'interno se si interviene nel DNA e gli si modifica la struttura. Ma siccome il DNA è un organismo attivo, vivente, opera su informazioni e le informazioni gliele porta l'RNA. Se attraverso l'RNA si dice al DNA di agire in un modo piuttosto che l'altro, si evitano operazioni complesse che modificano il DNA e si fa tutto più in fretta. Bene, l'RNA era stato studiato da una biologa molto importante, la Caricot, che lavora in Germania presso la BioNTech. La BioNTech che era stata comprata qualche tempo prima proprio dalla Pfizer americana. Kathleen Maricot aveva studiato sempre l'RNA, anzi era stata emarginata perché si era interessata più dell'RNA che il DNA, però quando è scattato il problema del vaccino, un'altra biologa importantissima, questa volta negli Stati Uniti, ma anch'essa tedesca, la Caricot è ungherese ma lavora in Germania, invece la Katherine Janssen è tedesca che lavora alla Pfizer americana. Bene, queste due donne, una la Caricot, che dirige un laboratorio di 1.200 ricercatori, e la Katherine, che
guida un laboratorio di 750 lavoratori in ricercatori in America, hanno lavorato in questi 9 mesi sempre in smart working tra di loro, cioè restando l'una in Germania, l'altra in America. Ma non solo, la Kathleen ha dichiarato che in 9 mesi è andata solo 4 volte in ufficio. Tutto il resto ha lavorato da casa perché preferiva salvaguardare la sua salute, che in quel momento era preziosa anche per tutti noi, piuttosto che andare in ufficio. Bene, uno dei prodigi straordinari di creatività a cui abbiamo assistito in questi mesi è avvenuto non solo nonostante lo smart working, ma grazie allo smart working. Topolino, per esempio, è una rivista fatta, come sapete, da Walt Disney, dalla casa Walt Disney, fatta per l'Europa a Milano e nello stesso tempo a Los Angeles, da equip che lavorano insieme, condividendo lo schermo, per cui disegnano insieme qui e lì. Inoltre la creatività si nutre anche di diversivi, si nutre anche di pause, si nutre anche di quello che io chiamo l'ozio creativo, per cui assolutamente non c'è contrarietà tra la creatività e lo smart working. Anzi, dirò di più, i creativi hanno sempre lavorato in smart working, sempre, siano essi giornalisti, siano essi artisti, siano essi cineasti, tutti hanno sempre lavorato in smart working. Naturalmente non sapevano di fare smart working, ma quello era. Quindi non ci sono norme precise su questo, però posso dire che è assolutamente falso che lo smart working contrasti con la creatività. Grazie, prof. Francesco Pisano invece ci pone forse una domanda che in un certo senso spiegherebbe forse una certa ritrosia della pubblica amministrazione ad accettare lo smart working. E la domanda è questa: lo smart working ha ampliato l'area d'attacco alle reti e ai dispositivi dei singoli lavoratori, e gli hacker hanno avuto a disposizione infinite porte di accesso ai sistemi informativi, tanto privati quanto pubblici. Quello della cyber security quindi è un tema caldo, soprattutto pensando ai fatti di cronaca relativi all'attacco hacker subito dalla Regione Lazio. Lo stesso ministro Colao ha affermato che quasi il 95% dei server della PA sarebbe a rischio. E il tema non è nuovo, visto che la strategia per l'ammodernamento dei sistemi della pubblica amministrazione era già stata delineata nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2020-2022 e verrà risolto in tempi medio-lunghi. La domanda è: qual è lo stato dell'arte? Cioè, come viene affrontato in tempi di pandemia e necessità di lavoro a distanza, telelavoro, smart working o lavoro agile che sia, il problema della sicurezza delle reti? Proprio nell'ambito degli investimenti. È ovvio che anche qui abbiamo pretesti, no, per poi nascondere, no, la polvere sotto il tappeto e non risolvere il problema. Allora, ho detto, amministrazioni importanti, la sicurezza, certo, c'è la necessità di una sicurezza, ma questa deriva soprattutto dai server delle pubbliche amministrazioni. Deriva dalla dotazione che sono software, quindi VPN, firewall, che vanno installati rispetto a quel server. Dopodiché l'accesso e anche probabilmente un'educazione alla sicurezza, ma questa è una formazione che va resa, perché se lasci ovviamente senza formazione o non fornisci gli strumenti adeguati, ovviamente la sicurezza è ovviamente maggiormente a rischio. Ma passare dal che se l'attacco hacker alla Regione Lazio, invece di utilizzare, perché questa è la filosofia, no? In attesa di avere dietro a te belle parole, no, tipo in attesa di avere che i lavoratori pubblici possano avere i computer, la rete, l'open, i telefoni cellulari e tutto il resto, non si fa smart working. E allora ritorniamo al passato. Beh, probabilmente se scriviamo sulle tavole di pietra, quelle non sono hackerabili, no? E quindi ritorniamo
alla cultura che io ho definito anche in quell'audizione dei sacri testi economici, no, di Anna e Barbera con i Flintstone, che voglio dire, eppure erano molto più avanzati rispetto a quello che si vuole proporre. È un problema, ma è un problema che va adottato e che va risolto, affrontato e risolto, iniziando a fornire quella seria cultura innanzitutto di sicurezza dei server delle pubbliche amministrazioni, ma poi che avverrebbe anche in maniera più semplice se noi avessimo dei dati interoperabili. Noi abbiamo, purtroppo, in Italia, tu vai, hai un dato della sanità, no, del Friuli, ti sposti in Lombardia e devi ripetere tutte le analisi e devi ripetere tutti gli esami, perché queste due banche dati non dialogano. Noi abbiamo attuato, purtroppo, un titolo quinto della Costituzione che invece di avvicinare, mettiamola così, i servizi ai cittadini, hanno complicato la vita. E la mancanza di interoperabilità dei dati è una pura follia. Noi dovremmo pretendere, la pubblica amministrazione dovrebbe pretendere lavorare alacremente su questi dati. Ma prescindendo da questo, esistono tutta una serie di strumenti che possono essere immediatamente messi in atto. Faccio un esempio. Io, lo stesso presidente della conferenza delle regioni, ho detto che il dato del cittadino è del cittadino, non è della singola regione. Quindi mi puoi tranquillamente trasferire tutta la mia cartella elettronica in attesa che si faccia il fascicolo sanitario e bla 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 bla. Mandamela crittografata, ma senza, usando la blockchain oppure utilizzando qualunque programma che qualunque ormai server ti offre, e quel dato è del cittadino. Poi è il cittadino che può andare dal medico, e questo dico per il cittadino ma per qualunque altro documento, e lo mette a disposizione del medico o della struttura sanitaria che vuole. Ecco, in attesa che le strutture sanitarie colloquino tra di loro, non è che dobbiamo fermarci. Quando avremo realizzato, benissimo, ma nel frattempo lavoriamo e soprattutto forniamo immediatamente il servizio al cittadino. È uno sconvolgimento del paradigma del vassallo, no, del re, del sovrano, che hai tutti i dati e poi eventualmente anche i dati della tua vita te li darà se decide. Ecco, noi dobbiamo attivare immediatamente. Io, ad esempio, anche sullo smart work, sul lavoro agile, ma io immediatamente chiederei alle amministrazioni di dare degli obiettivi e dei risultati. Non direi rientrate in ufficio perché così facciamo qualcosa in più. Ma che cosa? Oggi, no, la pubblica amministrazione non è rientrando in ufficio che si migliora. Le carenze endemiche che ci sono da anni, non è che funziona. Chi è andato avanti come amministrazione invece viene danneggiato perché poteva produrre di più o può produrre di più, però viene mortificato proprio quel personale di cui abbiamo parlato già prima, che invece ha lavorato, ha prodotto, ha dato dei risultati, e quelle amministrazioni che hanno cambiato un sistema e dei paradigmi culturali obsoleti, totalmente obsoleti. Grazie. Beh, professore. Miriam, vai. Allora, Sirena, una domanda che vedo condivisibile anche con quella di Marco Massaro che scrive in chat. Allora, la mia domanda è per entrambi i professori e parte dalla mia esperienza di smart working nella pubblica amministrazione come professore dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Questo mi ha permesso di sperimentare e valutare veramente positivamente la DAD. Però, mentre sono pochi i colleghi che promuovono la DAD oltre il Covid, moltissimi studenti universitari vorrebbero intensificarla e istituzionalizzarla come un'efficace modalità di apprendimento, tant'è vero che hanno anche lanciato una petizione in tal senso. Come pensate sia possibile tesaurizzare questa nuova modalità di apprendimento che coinvolge milioni di studenti universitari e qualche centinaia di migliaia di professori, e come obbligare il MUR ad agevolarla? Dunque, io non credo che il campus si possa assimilare all'ufficio. Se per campus si intende quello che ho vissuto io quando ho studiato in Francia, per esempio, o
ha vissuto mia figlia quando ha studiato a Boston. Perché in molti, soprattutto nei paesi anglosassoni, l'università è un fatto full time. Cioè, per esempio, che so, se uno pensa al layout del Trinity College di Cambridge o al layout del King's College di Oxford, come sono fatti? Sono un grande quadrilatero con al centro un prato, un grande cortile con un prato verde. Sul prato verde possono camminare solo i professori, gli allievi non possono camminare sul prato. Infatti se un allievo parla col professore, l'allievo vanno a fianco all'altro, il professore sul prato e l'allievo di lato però fuori del prato. E un lato del quadrilatero è l'examination room, cioè il luogo dove si fanno le lezioni e gli esami. Un altro lato sono quello di fronte, sono tutti gli uffici. Un altro lato sono le residenze dei professori e un altro lato sono le residenze degli allievi. E questa è una comunità, naturalmente. È una comunità in cui si convive praticamente notte e giorno con i professori, con le loro famiglie anche, tra professori e allievi e in parte con gli impiegati che di solito però lavorano lì ma vivono altrove. Ora con lo smart working magari risolveranno anche loro questo problema. Questo è il campus. Il campus è una modalità di istruzione che risale al Medioevo praticamente, a Abelardo e Eloisa, diciamo, e che comporta il fatto che coloro che usano questo metodo sono le prime 10 università del mondo. La prima università italiana in graduatoria è la 113esima perché non abbiamo questo sistema. Ma questo è un sistema però di ultra elite, dove praticamente vanno proprio gli ultra privilegiati. Per entrarci ci vuole l'ira di Dio, si spendono cifre enormi. Per il resto del mondo e per l'Italia invece abbiamo la situazione italiana. I professori vivono a casa loro e vanno all'università per due motivi: per fare la lezione e per fare il ricevimento degli studenti. La lezione come avviene all'università italiana? Avviene così, che di solito dura un'ora. Si può anche chiedere, ma è difficile ottenere che duri due ore, perché c'è tutto il calendario dei professori. Un'ora significa tre quarti d'ora. Il professore arriva con un quarto d'ora accademico per un motivo semplicissimo, perché devono uscire gli studenti dell'ora precedente e devono entrare quelli dell'ora successiva, quindi un quarto d'ora occorre, non è per pigrizia dei professori. E il professore in tre quarti d'ora che cosa fa? Allora, io di solito tra i 200 e i 250 studenti, c'ha 200-250 persone davanti alle quali recita la sua lezione, il più delle volte usando delle slide, e giusto giusto fa il tempo a dire le cose che deve dire. Quando ha finito se ne va. La socializzazione durante la lezione è una balla totale, e anche il guardare negli occhi gli allievi è una balla totale, perché io vedo negli occhi giusto le prime due o tre file, le altre 30 file non vedo assolutamente nessuno. Il più delle volte delle ultime file si fanno gli spinelli, tanto sono lontani dalla visibilità del professore, quindi non esiste proprio questa simbiosi che si creerebbe durante la lezione. Se si tiene conto poi che di questi 200-250 molti vengono da Frosinone, vengono dalla Dispoli, vengono da Ostia, hanno fatto chilometri per arrivare, mentre quella lezione potrebbero sentirla tranquillamente da casa, il problema non si pone. L'altro problema è il ricevimento degli studenti. Anche questo, molto meglio farlo tramite
internet, perché è uno a uno, non c'è neppure possibilità di sexual harassment con cui tanti professori incappano nella giustizia. Però che cosa manca? Manca quella grande cosa che è la democrazia didattica, cioè quella di poter fare dibattiti con gli studenti. Però io ero uno dei 3-4 professori che aveva chiesto che le lezioni fossero accorpate di 2 ore l'una, per cui invece di fare 6 ore facevo 12 ore. Però questo porta a un casino poi per la distribuzione delle aule, se lo facessero tutti, e aggiungeva un'ora di lezione o un'ora di dibattito con gli studenti. Ma questo praticamente non lo fa nessuno, per cui nel caso dell'università va benissimo la teledidattica. Che cosa bisogna aggiungere però alla teledidattica? 2 cose. Uno, i laboratori, che sono importanti perché sono laboratori di ricerca nel caso mio, nel caso vostro dell'Accademia di Belle Arti, sono laboratori veri e propri a tutti gli effetti. E poi la vita di gruppo degli studenti. Parliamoci chiaro, noi dell'università non è che ci ricordiamo le lezioni, ci ricordiamo le ragazze e i ragazzi con cui siamo riusciti ad andare a letto. Insomma, è quello il problema, è l'età migliore per l'acchiappanza, come si dice a Roma. E se uno ci toglie l'erotismo a 20 anni, altro che teledidattica, c'è la masturbazione, l'opposto dell'università è la masturbazione. Per cui, per carità, l'università deve avere occasioni di simbiosi assolutamente per gli studenti, devono essere ludiche, devono essere scientifiche, ma devono essere attività veramente comunitarie, non la lezione frontale di un professore che recita di solito nelle pagine del suo stesso libro che lo studente potrebbe tranquillamente leggersi a casa. Non so se è chiaro. Cosa completamente diversa se scendiamo a livello di liceo, ancora diverso se scendiamo alle scuole elementari, dove invece la presenza è proprio determinante, 24, diciamo, per tutte le ore della durata, e anzi dovrebbe prolungarsi anche in ore ulteriori. Anni fa a Napoli avevamo creato il dopo scuola per si chiamava la scuola dei bambini proletari, perché i bambini che non avevano la possibilità di studiare a casa perché abitavano nei bassi eccetera venivano lì, e lì c'era una grande simbiosi. Ecco, questa è una cosa importante. Però diciamo va differenziato molto, non c'è una didattica unica. Una cosa è la lezione del grande luminare che la fa a 500 persone contemporaneamente, quella si farebbe molto meglio via televisione con delle lezioni. Come avverrà? Avverrà che se io mi devo sentire una lezione noiosa sulle invasioni barbariche, mi vedo una cosa di Piero Angela che è molto meglio. Su questo sarà sempre di più. Bene, bene. Posso certo aggiungere una cosa che, cogliendo l'occasione, anche per me la didattica sicuramente va integrata con l'innovazione digitale. E segnalo una cosa di pochi giorni fa che ho postato, che avrà sconvolto sicuramente più di qualche, sicuramente un ministro, no? Che dice: l'Università Federico II entra nel metaverso. Alla Federica II di Napoli le prime sperimentazioni di aule virtuali immersive. E cui, tra parentesi, anche partner come Evolus Innovation e Microsoft Italia, c'è una didattica ibrida, perché io condivido, oltretutto ho studiato la Federico II, quindi proprio i miei primi studi sono stati, ovviamente occorre tutta quella integrazione, ma capiamoci, la DAD, cioè non è semplicemente la DAD, ma è proprio una metodologia. Anche qui la DAD sicuramente è positiva, come il telelavoro sicuramente è positivo, ma in questo caso è proprio la metodologia didattica che dovrebbe cambiare. Mi riferisco soprattutto alle scuole, no? E non è più lo studio, noi come siamo abituati nelle scuole? Abbiamo il professore di quella materia
l'aula, no? E quindi e lo svolgimento in quell'orario. Ecco, una metodologia didattica che va totalmente rivista e invece integra le materie. Tu puoi avere più professori che contemporaneamente tu studi da Pompei e studi la storia, puoi studiare la storia dell'arte e puoi studiare anche l'economia di quel paese, la geografia. Ecco, e potresti avere un professore che in loco te la fa vedere a distanza, ti fa vedere quei monumenti in maniera tale che Pompei, no, le visite al Colosseo non siano quelle visite solo da gita turistica, il panino, no, e il torpedone ed altro, ma in cui riesci. Piero Angela molto spesso, ma in una maniera diversa, proprio diversa, in cui utilizzi ecco, il cinema, l'architettura, il paesaggio, il contesto storico, il contesto geografico, ecco, è un diverso modo. Sicuramente nell'università ovviamente già siamo a un livello più evoluto, certamente c'è l'ibrido, certamente può essere utilizzato addirittura la sperimentazione di aule immersive, diventa un discorso importante, ma è importante che se ne parli e si migliori anche il rapporto. Poi il rapporto tra docente, tra professore, anzi, andrebbe utilizzato quello che risparmi proprio per quel maggior dibattito, ecco, un maggior dibattito che poi comporta proprio, io ho questa visione, no, negli studi, di avere proprio anche dei maestri di riferimento su quella materia, perché è quello che poi si studia nei dottorati di ricerca all'estero, più che in Italia, quello della critica, cioè tu studi anche quel grande maestro, ma lo devi studiare da un punto di vista critico, perché devi proprio infondere, no? Quindi riuscire a prendere dentro di te, riuscire anche a superare quelle tesi, sviluppando altre tesi. Poi la tesi può non riuscire, ma è importante cimentarsi in quello, è quello che ti fa conoscere quella materia. E ripeto, la materia non la conosci solo per poi poterla dimostrare all'esterno, la conosci prima di tutto per un tuo percorso culturale e per un tuo percorso di crescita proprio di uomo, di donna, con quella sfaccettatura a 360 gradi che è importante proprio per la vita, che è un principio fondamentale. Bene, io volevo fare una domanda al professor De Masi a sfondo, diciamo, un po' politico, no? Pensavo sessuale. No, è quello che pensa lei, sempre lei è birichino. Fortuna che non siamo più in fascia protetta, Allora, professore, i neoliberisti, in un certo senso, stanno facendo convergere i lavoratori, stanno provando a far convergere i lavoratori verso il cottimo digitale. Io ho trovato questa definizione. Quali misure e quali strumenti si possono mettere in campo per sventare questa sofisticatissima forma di sfruttamento dei lavoratori? Ma questo pericolo c'è, a prescindere, diciamo, da una cattiva intenzione neoliberista. C'è perché prima ancora dello sfruttamento c'era il pericolo dell'autosfruttamento. Siccome, parliamoci chiaro, i lavori diventano sempre più densi di creatività e sempre più poveri di esecutività, perché la parte esecutiva del lavoro ormai può essere delegata alle macchine, mentre la parte creativa resta a noi, ne restiamo monopolisti, più si va avanti, più quello che noi facciamo ha una dimensione creativa, ha una percentuale di creatività molto, molto, molto alta. La creatività ha come caratteristica rispetto alla esecutività che, mentre l'esecutività annoia o deprime, la creatività esalta e piace. Questo significa che più facciamo lavoro creativo, più siamo portati a non interromperlo. Nel momento in cui sto scrivendo un libro, per esempio, ma tendo a farlo 10 ore, 15 ore al giorno, spesso mi capita che fa giorno e non me ne sono accorto, e siamo già alle 7 del mattino e non me ne sono accorto. Ma questo avviene a qualunque persona che fa un'azione creativa o anche procreativa, anche in quel caso lì non ci si accorge mai
del tempo che passa. E allora, il primo pericolo è quello che si è rivelato più reale durante questi mesi, è l'autosfruttamento. Ecco, una lamentela frequentissima nelle ricerche è stato che i lavoratori hanno detto: ho lavorato più di quando lavorassi in ufficio. Beh, chi li ha costretti a lavorare di più? Nessuno. L'autosfruttamento. Tra l'altro, l'autosfruttamento è più difficile nei paesi anglosassoni, ma è molto, molto frequente nei paesi cattolici. Nei paesi anglosassoni si usa andare via alle 5 del pomeriggio. In Germania, io ho fatto un'analisi comparata tra la Mercedes Italia e la Mercedes tedesca a Stoccarda alle 17 in punto, dal presidente all'uscire tutti escono. Nella Mercedes Italia restano 1, 2, 3 ore in più i maschi. Le donne di solito escono perché hanno da accudire i figli che devono fare i compiti, eccetera. Restano i maschi e le donne in carriera, i quali restano per 2, 3 ore, non retribuiti, straordinari, non retribuiti, assolutamente. Restano non per amore del lavoro, per odio della famiglia, non vogliono tornare a casa, praticamente. E non volendo tornare a casa, stanno lì a bighellonare, però quel bighellonare gli fa fare carriera, perché stanno insieme al capo, gli tengono compagnia, al momento dell'aumento di stipendio il capo se ne ricorda, e così di seguito. Essendo un popolo abituato all'overtime, nel momento in cui si sono trovati a casa, sono stati tutti felici di farsi reperire dal capo anche all'una di notte. Il capo felice perché poteva stare sulla groppa di questi poveracci a qualunque ora, dimostrando a se stesso la sua onnipotenza. E il dipendente, pecorone, idiota, perché così si sentiva necessario al capo. E diceva ai familiari: zitti, zitti, sta chiamando il capo. Non so se è chiaro. Per cui questi imbecilli hanno terrorizzato intere famiglie. Hanno costretto intere famiglie. Io ho avuto una coppia di amici carissimi, il marito e la moglie. Il marito aveva un capo terribile, che proprio telefonava a qualunque ora. La moglie aveva un capo educato che telefonava rarissimamente e spesso prima di telefonare mandava un sms dicendo: posso chiamarti, a che ora preferisci che ti chiami? Allora, è chiaro che noi abbiamo lavorato per 200 anni in ufficio e chissà quanto ci è voluto per abituarsi a lavorare in ufficio, visto che prima non si andava in ufficio. Ora, dopo 200 anni di lavoro in ufficio, dobbiamo abituarci a lavorare a casa, a lavorare altrove, a lavorare in treno, così di seguito. Per cui io non credo che in 19 mesi si poteva risolvere tutti i problemi dello smart working. Ci vorranno anni, naturalmente. E anche qui si capirà chi è cretino e chi è intelligente. Cioè, chi è intelligente imparerà molto prima e chi è cretino. D'altra parte esistono i cretini, bisogna prenderne atto, non è che è chiaro, come esistono i succubi per definizione, come esistono i masochisti, come esistono i sadici. Quindi tutti questi elementi si realizzeranno. E di sicuro Clinton non avrebbe mai fatto fare smart working alla sua stagista. E quindi è chiaro che migliaia di capi sono affetti dalla sindrome di Clinton, che non è solo una sindrome psicologica, può essere anche solo psicanalitica. Quindi può non esplicarsi soltanto verso dipendenti di sesso diverso. Può essere proprio un fatto psicanalitico di possesso fisico delle persone, di averle sotto mano, di constatare di persona il senso di pusillanimità che c'è negli occhi. Io dico sempre: se i figli vedessero alcuni genitori nel momento in cui i genitori entrano nella stanza del capo, ripudierebbero questi genitori per sempre. E quindi ci sono tutti questi elementi che ovviamente vanno
vanno curati man mano. Certo, chi fa professore, ha letto il Caligola di Camus? Certo, sì. E lì è l'esempio tipico di delirio d'onnipotenza, no? Certo, tutto quello. Solo che qui si ha un delirio di subalternità, non nei confronti di un imperatore romano, ma nei confronti di un capo, un imbecille qualunque, che magari siccome è stato raccomandato dall'arcivescovo, si ritrova mio capo, quindi non sempre ci sono. Io vedo per esempio da alcuni anni, naturalmente, quando uno arriva a una certa età, nelle aziende frequenta soprattutto gli amministratori delegati. Beh, c'hanno tutti delle segretarie più intelligenti di loro. Quindi si vede che la segretaria non ha avuto raccomandazione, loro sì. Ma questo nel privato, non nel pubblico. Sto parlando della Google, sto parlando dell'IBM, non ne parliamo della Fiat, naturalmente, dove basta essere cugini di qualcuno o essere travestito, gradito all'Apo Elkan. Sono queste le situazioni, praticamente. Io credo che ci abitueremo prima o poi, nonostante Brunetta. Brunetta, che cosa succede? Succede questo, che prima o poi, insomma, fra un anno o due, si capirà che tutto quello che ha fatto è un disastro terribile rispetto al privato. Naturalmente a quel punto lui sarà già in pensione, per cui però sarà maledetto in eterno da parte dei dipendenti pubblici. Lo so che la maledizione eterna non fa male alla salute, però insomma delle volte ci coglie. Però professore, scusi, però, può pensare una lancia non a favore di Brunetta, ma come dire, introdurre e chi una lo fa fare? E chi all'interno del coro, no? All'interno del coro, no? E cioè dire, come dire, tra il bianco e il nero, come dicevamo l'altra volta, ci sono una serie di tonalità di grigio, no? E quindi, come dire, non è che Brunetta ci ha completamente torto, ci sono una serie di cose, per chi è stato all'interno della realtà del pubblico impiego, ma anche all'interno delle imprese, sa che molte cose, prima di parlare di smart working, bisognerebbe metterle a punto. Non si farà mai. Questa è la tattica che ha usato Brunetta. Bisogna informatizzare. Sta mettendo una tonalità forte di estremo bianco e di estremo grigio. Io dico, bisognerebbe, come dire, in qualche modo lavorare su tutti i versanti. È vero che bisogna, come dire, partire, no? Perché chi inizia è già a metà dell'opera, si dice. Però è anche vero che non basta iniziare così di per sé. Ecco, io direi che bisognerebbe assumere una posizione. Guardi, facciamo così: io ci metto il bianco e il nero, lei ci mette il grigio e risolviamo. Bravo, perfetto. Va bene, diciamo che sono emerse, siamo passati dalla teoria del lavoro allo studio delle perversioni. Vabbè, comunque. D'altra parte, tu sei vestita in viola. Sempre, è uno dei miei colori preferiti. Allora, direi che è emerso un divario insanabile tra due diverse teorie del lavoro o proprio Weltanschauung. Quindi, da una parte l'elogio dell'ozio creativo e dall'altra invece un approccio coercitivo, sostanzialmente. Quindi, sì, insomma, un contrasto che adesso, nella logica che dicevi tu, Domenico, dovremmo aspettare pazientemente per 2 anni, gli impiegati non faranno nulla, cioè non ci saranno forme di dissenso rispetto a questo, insomma sarebbe un'altra forma, la più alta forma di masochismo collettivo in questo momento storico. Ma stiamo parlando solo del settore pubblico, Nel settore pubblico ci sarà la reazione solida, cioè il mugugno, poi un po' di boicottaggio, sta roba qui. Non pensa pure che è dovuto al fatto che, come diceva qualcuno, c'è una sorta di patto scellerato all'interno della pubblica amministrazione. Io esaspero il concetto, per cui, cioè, io ti chiedo poco e ti pago poco. Anche questo in qualche modo determina tutta una serie di incertezze, di chiari oscuri. Ma la pubblica amministrazione non paga poco.
nel senso che nel pagamento della pubblica amministrazione bisogna mettere una serie di benefit. Il benefit principale della pubblica amministrazione è una maggiore, è l'assenso dell'articolo 18. E questo non ha prezzo, non ha prezzo. Io credo che tutti i dipendenti, anche privati, sarebbero contenti di avere un poco meno di paga e un poco più di sicurezza. E lo Stato questo lo dà. Ora però, in omaggio al neoliberismo, anche lo Stato sta smettendo questo. E infatti proprio in questi giorni stanno liquidando i Navigator che erano stati assunti dallo Stato. Lo stesso Brunetta in questi mesi ha fatto due concorsi, tutti e due per 3 anni. Cioè si viene assunti per 3 anni. E lo Stato non aveva mai assunto a tempo determinato. Cioè questo è l'ultimo trionfo del neoliberismo, che deve rendere tutto precario. La precarizzazione del dipendente statale è un fatto veramente nuovissimo, non esisteva nel mondo industriale, nel mondo, nella burocrazia borghese di tutto il mondo. Lo Stato era la sicurezza totale del lavoro, magari pagava poco, magari c'erano contesti fisici più squallidi, il ministero più grigio, più buio, ma c'era la certezza di arrivare alla pensione. Ora questo è l'ultimo limbo di terreno lavorativo su cui il neoliberismo sta mettendo piede tramite Maurizio Sacconi, tramite Brunetta, tramite Ichino. Sono questi personaggi che fanno da battistrada del neoliberismo nell'ambito dello Stato. D'altra parte il neoliberismo è stato sempre nemico dello Stato. Reagan diceva bisogna affamare la bestia, dove lo Stato era la bestia che andava affamato. E va affamato togliendogli anche l'ultima certezza, cioè i servitori dello Stato. Perché noi dobbiamo tener conto che comunque lo Stato italiano va avanti, perché tra quei 3 milioni e 200 mila persone non ci sono solo quelli che Brunetta denunzia in televisione perché vanno a prendere il cappuccino. Tra l'altro adesso non lo dice, non li denuncia più. Perché vuole che vadano a prendere il cappuccino sotto il bar sotto l'ufficio. Ma ci sono migliaia e migliaia di persone che lavorano. Io sono un dipendente pubblico. E vi assicuro che ho lavorato sempre, ho lavorato in ogni università, nelle 3 università dove ho insegnato, l'unica mia ambizione era di essere il professore che insegnava di più. Però professore, lei stava nel flusso, il flusso che ha descritto poco fa, cioè lei in qualche modo erotizzava con il lavoro che faceva, era qualche cosa che faceva quasi una sorta di quello che le chiama ozio creativo mentre lavorava. Non è sempre per tutti così. Ozio creativo, ci mancherebbe altro. L'ho teorizzato perché l'ho fatto nella mia vita. Cioè ho sempre cercato di unire lo studio con il lavoro e con il gioco. Quello che stiamo facendo in questo momento. Che stiamo facendo in questo momento? Stiamo lavorando. Non c'è dubbio che stiamo lavorando. Non c'è dubbio che stiamo studiando e non c'è dubbio che ci stiamo divertendo. Questo è l'ozio creativo. Ma questo è quello che faremo. Guardate che nel 2030, cioè fra 9 anni, noi avremo bisogno io credo non più del 70% del lavoro che facciamo adesso, per produrre non solo quel che produciamo adesso, ma molto di più. C'è sempre meno bisogno di lavoro umano per produrre sempre più beni e servizi. Quindi bisogna trasformare questo lavoro in ozio creativo, c'è poco da fare. Perché in questo modo non distinguiamo più ciò che è lavoro e ciò che non è lavoro. E questa è vita. E lo smart working è un grande contributo a ridurre il diaframma tra lavoro e vita. Benissimo, vabbè, su questa prospettiva avanguardistica, direi, no? Questo modo nuovo di vedere il lavoro, che noi però abbiamo sposato in pieno perché quasi mezzanotte siamo tutti qui, direi che ci arriviamo alle conclusioni. Ho fatto overtime!
Ci avviamo alle conclusioni e io rimando a un nuovo incontro che stiamo per organizzare col professor Mauro Gallegati. Ma niente, io non posso che ringraziare il professor Carlo Magno e il professor De Masi. Carlo Magno è stato veramente un amore, cioè, ci ha regalato una serata bellissima. Proprio. Onorato. Posso chiudere due minuti, proprio due, certo. Per dire due cose. La prima, qui tiene ancora svegli qualcuno, no? Nel 2018, quindi 2018, prima della pandemia, una importante e nota a livello mondiale, no? Azienda metalmeccanica, che è la Ducati, voglio dire, ha adottato lo smart working. Certo. Cioè lì in quell'azienda, che pure ha i turni, no? Che ha il lavoro da otto, no? Per capirci, alla catena di montaggio, lavora il lavoro agile, perché il lavoro agile, continuo a dire, non è esclusivamente anche gli stessi operai, vuol dire autonomia e decidere con i tempi come organizzare i sistemi, come organizzare le catene. Ebbene, la Ducati non solo è a livello mondiale, no? Voglio dire, conosciuta da tutti, ma ha aumentato la sua produttività del 40%. E continua a dire, nel privato, come diceva il professor De Masi, Allianz, ma io potrei dire anche Generali, che è sulla stessa strada in termini, voglio dire, non è che sono benefattori dell'umanità, lo fanno perché evidentemente ci sono dei forti ritorni economici. E quindi vale per il settore bancario, vale per il settore dei servizi, vale per tutti. Seconda cosa, e ne parlavo col professor Bartone, ripeto, in uno dei in cui si diceva, sì, conosciamo anche l'HR, no, voglio dire, della Ducati, che è una donna ed è estremamente, da questo punto di vista, propositiva. Altra questione, lavoro pubblico, i dipendenti che già si sono ridotti a 3 milioni, io a volte in trasmissione, ci sono quelle trasmissioni di qualche rete particolare, no, che in cui mi trovo, infatti non mi invitano più, mi hanno invitato per un paio di volte, poi alla domanda fatidica, lei lo sa quanti sono i dipendenti pubblici? Sì, 3 milioni, ne vogliamo, perfetto, sono troppi, ne vogliamo eliminare almeno 1 milione? Io rispondo puntualmente, ho risposto sì. E quello, il presentatore è molto, no, contento, dice, ah bene, quindi lei è d'accordo, sì, nessun problema, chiudiamo tutte le scuole pubbliche italiane e abbiamo risparmiato, e poi lei con l'abecedario insegnerà a suo figlio. Cioè, no, allora facciamo un'altra cosa, almeno 700.000 li vogliamo ridurre? Sì, chiudiamo tutti gli ospedali pubblici, la sanità pubblica, e lei col suo mago voodoo, no, si va a curare quando le viene un accidente. Ecco, io vorrei che fosse chiaro questo, qual è il servizio che non si poteva bloccare. Quando Brunetta ha detto noi dovevamo mettere tutti i dipendenti pubblici in cassa integrazione, no? Perché, e li abbiamo dati il lavoro a casa, perché così, per non metterli in cassa integrazione, uno dimostra di non capire, al di là di offendere, e qui professore, sarà l'unica mia parte polemica, no, nei confronti degli altri sindacati, quando tu dici che non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla i lavoratori della giustizia, non hanno fatto nulla i lavoratori dell'INPS, non hanno fatto nulla i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate, non hanno fatto nulla oltre ai medici, oltre ai sanitari, oltre ai lavoratori della scuola, no? Perché è chiaro il forte ritardo che avremo, ma che avremmo avuto se avessimo chiuso le scuole per 2 anni. Cioè, le università hanno continuato a lavorare, anzi, devo dire, in una nuova dimensione, c'è stata anche una maggiore motivazione da parte degli studenti, un maggiore coinvolgimento e tanti sacrifici che hanno fatto i professori, che hanno fatto gli studenti. Cioè, c'è stata un'unità del paese. Ridividere tra i lavoratori garantiti, tra i lavoratori pubblici, tra quelli, i fannulloni, tra quelli del reddito di cittadinanza, cioè tutte queste polemiche servono a dividere uno Stato, una nazione. Noi abbiamo bisogno di un paese unito, abbiamo bisogno delle maggiori sinergie. E per dire, e per dirla per ultima, ma noi il portale INPA, un portale che dice che assume precari per 3 anni, ma come li assume? Tu metti il tuo curriculum sopra questo portale, no? Il famoso, poi quando uno non sa che dire, dice LinkedIn italiano, poi ci ha fatto pure una convenzione, no? Ma ha fatto anche la convenzione con tante associazioni, di cui non vi dico di chi ne fa parte, qualche categoria anche esoterica, no? Per capirci. Ma voglio dire, ma tu metti il portale, metti la tua candidatura, poi il dirigente di quel singolo comune decide chi assumere.
cioè sceglie una selezione a suo a suo giudizio, esclusivo giudizio, poi ci fa anche un colloquio e poi ti assume. Perfetto, ma ci rendiamo conto, ma chi per assumerà? Per tre anni. Ma chi assumerà? Se, visto che non deve render conto a nessuno, non deve dare, è totalmente discrezionale, ma assumerà, secondo voi, io sono ottimista, però non riesco a esserlo qui, assumerà il migliore o assumerà il parente dell'amico, 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 dell'amico? Ecco, la cognata questo. Bella. Questo è il problema, è il problema. Io addirittura dico che dovremmo scegliere le competenze. Nel nuovo contratto di lavoro c'erano il mix anche per la progressione, no, per la progressione, c'era anche economica, c'era un mix di valutazione del dirigente, di titoli di studio, no, e di anche di esperienza professionale, e c'erano anche le competenze. Adesso il nuovo contratto che ci è stato proposto è decide con valutazione e eventualmente l'anzianità di servizio, ma perché i titoli non servono? Perché tanto, qual è il problema? Ecco, è follia per determinate materie, ma non solo tecniche. Io dico che esistono le materie tecniche, ma poi esisterebbero anche nelle amministrazioni. Io sarà che vengo anche da una cultura, oltre che giuridica, anche sociologica, ma a noi più che amministrare, nelle pubbliche amministrazioni occorrerebbe qualcuno che è in grado di organizzare, che è diverso dall'amministrazione. Perché l'amministrare è il mero adempimento burocratico. Io invece studiare quali sono quei processi, quali sono quelle strutture organizzative, modellare a secondo proprio per una maggiore, no, un maggiore engagement, voglio dire, nell'ambito della struttura. Ecco, dovrebbe essere passare dalle mansioni ai ruoli. Passare dalle mansioni e soprattutto dall'esercizio, voglio dire, quello che dicevo anche prima, no? Le competenze, le relazioni, la relazione e i rapporti umani diventano fondamentali in una logica da team. E quello, occorrono le hard skill, ma se tu parli e gli dici che esistono anche le soft skill, a qualcuno, voglio dire, crei dei problemi di proprio concettuali. Ecco, non voglio dire che non riesca a decifrare o a tradurre dal vocabolario che cosa siano. E questo è un discorso totalmente diverso, di un'interazione ma moderna, ripeto, sicuramente di una pubblica amministrazione, ma anche di tante imprese private. E noi dobbiamo educare all'innovazione digitale, dobbiamo educare a un nuovo sistema che non sia un ulteriore, ripeto, mostro burocratico digitale. Noi dobbiamo educare a partire dalle scuole, dalle università. Ma l'educazione è prioritaria, ripeto, potremmo prevenire tante malattie, no? Se avessimo una sana educazione alimentare, se avessimo una sana educazione ambientale, se avessimo una sana educazione. Ecco, questo è l'importanza della scuola. Io mi preoccupo tantissimo, l'università ce l'ha fatta a mantenere una formazione. La scuola diventare il digital divide, ma anche la cultura, tante famiglie, quando si parla di una povertà che sta crescendo, famiglie che hanno entrambi i genitori che lavorano e che non riescono ad arrivare a fine mese o a offrire quelle opportunità, no? Quelle opportunità. Noi siamo cresciuti, voglio dire, la mia generazione avevamo una prospettiva di futuro e il futuro sarebbe stato migliore. Oggi vedere tanti giovani in cui la loro prospettiva è quella di vedere il peggio, di vedere una situazione lavorativa peggiore rispetto a quella dei propri genitori, è veramente drammatico. E non avere una visione su questo e degli interventi su questo è grave. Speriamo. Ci auguriamo tutti che scuotano le coscienze, anche questi ozio, mettiamola così, come dice il professore, e questo gioco. Ma ci proviamo. Allora, avrei pensato a un piccolo slogan che suona così: continuiamo a pensare insieme, però da domani mattina, perché... ormai ci siamo, grazie. Non avete però fatto, Miriam, non avete fatto la domanda sul common assessment framework. Insomma, è mezzanotte, è mezzanotte, però mi avrebbe fatto piacere sentire il parere di questi due autorevoli studiosi su questo. Molte domande sono state fatte, Antonio.
però come dire, vabbè, è tardi, è pazienza. Ci sarà un'altra occasione a questo punto. Questa è una cosa dicono i presentatori televisivi, questa faremo un'altra trasmissione ad hoc. Sì, dovremmo aggiornarci e magari trovare delle strategie più combattive. Che dite? Ma serve, guarda, che da questo punto di vista, continuo a dire, e il professor De Masi conosce molto meglio il professor Brunetta di me, mettiamola così, ma che avesse detto che doveva assumere entro una data, che avesse detto che le linee guida le faceva uscire immediatamente, avendo esautorato commissione, coordinamenti, osservatori dello smart work, avevo che di tutte le università italiane e internazionali, lui è professore universitario e non avevano alcun rilievo. E io mi sto quando un professore universitario rispetto a me dice queste cose. Mi creo qualche problema quando tanti professori universitari, tante università, no? Non solo il Politecnico di Milano, ma la Federico II, la Sapienza, invece dicono esattamente il contrario con ricerche vere, con ricerche scientifiche, con ricerche che hanno una metodologia e ti danno anche dei dati da analizzare. Il professor De Masi ha parlato prima del Politecnico di Milano, Mariano Corso, che in un suo posto dice: dov'è la politica, quella con la P maiuscola, capace di guardare agli interessi del paese, dove sono le parti sociali, dove sono i movimenti per l'ambiente e la parità di genere. Io ultimamente sento solo un assordante silenzio. Bene, noi ci proviamo con questo e con tantissimi eventi, mettiamola in questi termini, dandoci veramente tutto quello che possiamo, al di là del silenzio, e proviamo anche a parlare direttamente alle coscienze di chi è riuscito a percepire che una qualità della vita diventa fondamentale, voglio dire, per vivere, ecco. Okay. Bene, signori, grazie a tutti, grazie per aver partecipato, grazie ai nostri due ospiti principali. Sì, ci sarà sicuramente tra qualche tempo un nuovo incontro per questi argomenti, perché anch'io credo che la questione sarà ancora molto spinosa per tutto l'inverno, e quindi magari tra qualche mese lo scenario potrebbe essere diverso, io ci spero. E con tutti ci vediamo, diciamo, i nostri amici ci vediamo lunedì sera, il giorno 26 ci è fissato questo appuntamento con il professor Mauro Gallegati per parlare di economia, di neoliberismo, di misure diverse della prosperità che vanno oltre il PIL. Grazie a tutti di nuovo, buonanotte. Adesso la registrazione la fermiamo e domani darò il file sia per noi che per il professore. Va bene? Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi tutti. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie.